Una buona giornata, una buona mattinata a tutti i telespettatori di Tele4, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Buon lunedì e buon inizio settimana. Oggi 6 luglio, andiamo a leggere la pagina meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Lo vediamo direttamente dal sito dell'Osmer del Friuli Venezia Giulia. Sulla regione presenta un promontorio anticiclonico. Lunedì sera però arriverà un veloce fronte freddo dalla Germania che passerà poi nella notte. Martedì affluiranno correnti secche e fresche nordorientali. Per oggi al mattino e probabilmente per gran parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza e ci sarà caldo dal pomeriggio sera. Dapprima sui monti e successivamente in serata anche sulle altre zone saranno molto probabili dei temporali con piogge abbondanti, localmente anche intense. Possibili temporali forti in serata e nella notte, in seguito ai temporali affluirà vento forte da nord o nord-est, specie sulla costa, poi bora sostenuta. Le temperature minime per oggi 18-20 gradi, massime 27-30 gradi centigradi. Per domani, nella notte, saranno molto probabili dei temporali con piogge abbondanti, localmente anche intense, con possibili temporali forti e vento forte da nord o nord-est. Al mattino rapido miglioramento con cielo sereno poco nuvoloso e soffiera bora sostenuta sulla costa. In giornata tempo stabile, atmosfera secca e temperatura gradevole con bora in attenuazione. 15-18 gradi le temperature minime previste, 23-26 gradi invece le massime. Andiamo a leggere la prima pagina del quotidiano locale Il Piccolo nell'edizione di oggi. Vediamo i titoli della giornata odierna. Si parte con i contagi in Friuli Venezia Giulia di nuovo azzerati. Fedriga, quarantena dalla Serbia. La situazione tende alla normalità dopo gli aumenti dei giorni scorsi. Il governatore chiede l'obbligo di isolamento per chi arriva da Belgrado. Slovenia e Croazia sono osservate speciali. A Vipacco un nuovo focolaio. Così il governatore Fedriga. Contagi, decessi, terapie intensive zero, con numero zero in tutte e tre le voci. In Friuli Venezia Giulia torna ai livelli di qualche giorno fa e tira un sospiro di sollievo, anche perché nei vicini Balcani la situazione non sembra ancora migliorare, tanto che il governatore Fedriga torna a chiedere l'obbligo di quarantena per chi, italiani compresi, rientra dalla Serbia, Slovenia e Croazia. Restano però osservati, quindi chi rientra dalla Serbia, Slovenia e Croazia restano intanto osservati speciali. Questa è la richiesta del presidente regionale Fedriga. E vediamo subito il taglio alto che si occupa invece di calcio. La Serie C, Brivio spedisce l'Unione in orbita, ha battuto il Südtirol, avanti nei playoff. Gli alabardati in questa foto che esultano dopo la rete che li ha portati in vantaggio a Bressanone, e quindi la Triestina passa il primo, in verità sarebbe il secondo turno dei playoff, perché il primo non si è disputato in quanto il Piacenza ha rinunciato a giocare, e quindi la Triestina passò qualche giorno fa a tavolino. E in questo secondo turno dei playoff invece la gara si è ben disputata ieri a Bressanone contro il Südtirol in casa degli avversari, e grazie alla rete di Brivio all'80esimo la Triestina è passata, ha passato questo turno e quindi va avanti nella battaglia per un posto in Serie B. Complimenti dunque all'Unione. Andiamo avanti perché ci sono molte notizie di cronaca, purtroppo di cronaca nera. L'auto finisce nel fossato, Triestino muore in Veneto, un malore o un colpo di sonno, la Giulietta rossa che sbanda e poi lo schianto in un fosso che costeggia la carreggiata. È morto così ieri il 70enne Radimiro Bencic, residente a Trieste, ma nato a Capodistria, finito fuori strada sulla statale 309 Romea nel territorio comunale di Ariano del Polesino in provincia di Rovigo, precisamente all'altezza della frazione di Rivà. E la foto illustra proprio l'auto distrutta che viene recuperata dal carro attrezzi. Croazia, la destra trionfa, i Verdi primi a Zagabria, le elezioni politiche, confermata la vittoria in Croazia dei conservatori del premier Plenković alle elezioni politiche di ieri. L'HDZ, secondo le prime proiezioni, ha conquistato 62 seggi, ben al di là delle previsioni che lo vedevano in parità con il centro-sinistra di Restart. La novità sono però i Verdi, che entrano per la prima volta al Sabor e sono primo partito a Zagabria. Rissa in baia all'alba, in 6 all'ospedale, più controlli in vista.
Assistiana, dunque alla riapertura dei chioschi subito, movimento e tafferugli fra le persone. E poi ancora cronaca nera, volo di 50 metri sul Monte Canin, donna muore davanti al marito, una donna di 55 anni di origine kazake, ma residente a Trieste, è morta ieri pomeriggio sul Monte Canin, un volo di 50 metri davanti agli occhi del marito e degli amici. La donna è precipitata da un pulpito di roccia, e qui nella piccola illustrazione del piccolo si vede proprio il pulpito dal quale è caduta la donna e che ha perso la vita. Anche in questo caso un'altra notizia di cronaca nera che si affaccia al pari di quella di prima del triestino morto in Veneto, nella prima pagina del quotidiano locale questa mattina. Noi ci fermiamo adesso per una breve pausa, ritorniamo tra poco per vedere le altre notizie e poi torneremo anche a quelle della cronaca locale. Ci vediamo tra poco. E torniamo in diretta con Sveglia Trieste per andare a vedere le altre notizie. Lo facciamo attraverso il Messaggero Veneto nell'edizione di questa mattina. Questi i titoli principali. Intanto rimettiamo anche le bande così da poter vedere poi il numero dove intervenire e anche la mail a cui iscriverci: svegliatrieste@tele4.it, 040 31 39 93 invece il numero di telefono. Vi anticipo che dalle 7:30 alle 9 saremo in compagnia dell'assessore comunale al patrimonio Lorenzo Giorgi, a seguire dalle 9 alle 10 assieme al giornalista e direttore di European Post Marco Gombacci. Allora, vediamo i titoli del Messaggero Veneto. Monito della regione: il virus circola, rispettate le regole. L'assessore alla salute Riccardi: responsabilità per non correre nuovi rischi, rallenta la corsa a tamponi e test, potenziare le vaccinazioni anti-influenzali. Bisogna convivere con il virus. L'economia in Friuli Venezia Giulia: l'emergenza ha lasciato a casa 50.000 lavoratori. Il centro studi dell'Associazione Lavoro e Welfare dice che nei primi 5 mesi del 2020 la cassa integrazione in Friuli Venezia Giulia è aumentata del 3.200%. Pensate un po' che numeri si sono toccati giustamente con il virus. La misura ha preso un'impennata notevole. La scuola prepara il rientro, classi in laboratori e aula magna e galleria per artisti friulani nel futuro del Palamostre. Poi ancora Damiano, garantire cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, intervista all'ex ministro. Poi la fotonotizia: ingenuità al 95esimo, l'Udinese regala il pari al Genoa e quindi anche in questo caso la squadra friulana dopo la buona prova contro il Milan si è trovata a pareggiare all'ultimo minuto, anzi a subire il pareggio all'ultimo minuto, in quanto in vantaggio dopo i gol che l'avevano portata sul 2-1, e in questo caso il Genoa con Pinamonti è riuscito a pareggiare proprio all'ultimo minuto. Le notizie della cronaca: lutto a San Domenico, Francesca muore in casa a 23 anni, c'è la foto che ricorda proprio la ragazza. Malore fatale a Collini, istruttore del CAI si accascia dopo la gita. Donna perde la vita cadendo da 50 metri da una roccia sul Canin, come abbiamo visto dal piccolo, residente a Trieste. Poi 18enne al volante ma è senza patente, multa di 5.100 euro. Documento con tante idee ma senza priorità è l'analisi di Carlo Cottarelli. Il seminatore di Van Gogh e la nuova mostra, la rassegna a Padova, e poi lettera aperta: salvare il tagliamento per mettere al sicuro anche il nostro futuro. Questi sono i titoli del Messaggero Veneto di oggi. Andiamo a vedere anche i quotidiani nazionali, facciamo subito un passaggio con la Repubblica. Vediamo i titoli di quest'oggi. Il MES non è una trappola, intervista al segretario dell'Unione Europea del Fondo Salva Stati. Né troica né austerity, fiducia a Roma se userà i soldi. Di Maio: nessuna battaglia ideologica, governo nel piano di riforma nazionale 32 miliardi alla sanità. Franceschini: Conte e maggioranza non si toccano, grave dividersi alle regionali. Poi ancora l'inchiesta sul giudice Palamara, il mistero del Dido di Sardegna con il prestanome.
quei piloti in ginocchio per Floyd, in Austria impresa del ferrarista Leclerc, secondo dietro a Bottas, e c'è la foto del momento in cui i piloti si sono inginocchiati, hanno indossato la maglia con Black Lives Matter, quindi contro il razzismo and racism, si vede anche nelle magliette nere di altri piloti. È il segno di rispetto e di silenzio anche proprio per questo, in questo Gran Premio dell'Austria, che ha ripreso anche la Formula 1. Razzisti no grazie, scrive Ivo Diamanti. E poi, dove nasce la paura del futuro, scrive Ezio Mauro. Il corpo di Bohran, la pietà del mare, con la situazione dei migranti, e quindi anche la foto di chi ha soccorso i migranti sul mercantile Italia. E poi ancora, semplificare non basta la parola, Tito Boeri e Roberto Perotti, la mia stella per sempre a Hollywood con Giancarlo Giannini. E poi l'Inter si arrende al ragazzo venuto da un barcone. Qui la vittoria del Bologna contro l'Inter nella giornata di ieri, che ha dunque fatto vedere anche come il campionato di Serie A, con la sconfitta della Lazio contro il Milan, con la sconfitta dell'Inter contro il Bologna, mentre la vittoria della Juve contro il Torino abbia già rimesso in pronostico un po' avviato quella che è la fine del campionato. Mancano sì 8 giornate, quindi il campionato non è chiuso, ma il vantaggio di, se non mi ricordo male, 7 punti della Juve sulla seconda ha già incrementato di molto il margine di sicurezza della squadra bianconera, che anche quest'anno si appresta alla volata in campionato. Poi vedremo in queste 8 giornate cosa succederà. La prossima partita, fra l'altro, c'è proprio una sfida importante, Juventus-Milan, anzi Milan-Juventus, mi pare, se non mi ricordo male, a Milano, quindi vedremo se eventualmente si potrà riaprire la corsa allo scudetto. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Meno tasse, più treni e buoni internet, così il piano per l'Unione Europea. Gualtieri, nessun condono a scuole connesse, le riforme per Recovery Fund da 173 miliardi di euro, la cascata di regole, scrive Sabino Cassese nel suo articolo di commento. I piloti contro il razzismo, ma Leclerc non si inginocchia, il ferrarista, contano i fatti. La Serie A, l'Inter crolla in casa, Lautaro sbaglia il rigore, il Napoli batte la Roma nel posticipo serale di ieri, che ha chiuso la 30ª giornata con il Napoli vittorioso contro la Roma. Poi a Napoli, controlli la Movida che cancella le mascherine, si vedono qua le foto, le notti senza divieti nelle nostre città, stretta del governo per fermare i focolai, Di Maio al PD, basta tensioni o si va a sbattere. E ancora, il virus a Lodi da metà gennaio, uno studio del Guarda di Milano e del San Matteo di Pavia ricostruisce quando il Covid è arrivato in Lombardia, era presente nell'Odigiano già da metà gennaio. La nave bloccata a Malta, il marinaio con il migrante, come la pietà. Le grandi donne, il coraggio di Marie Curie. Andiamo a vedere poi. Furore, il titolo in questo caso di Alessandro D'Avenia. Ultimo banco. E qui andiamo a chiudere il Corriere della Sera. Torniamo alle notizie del piccolo, poi vedremo altre testate. Anzi no, chiedo se possibile di fare il punto di quella che sarà la visita dei presidenti Mattarella e Pacor nella prossima settimana a Trieste. Tele4 seguirà la diretta per questo evento importante di visita proprio a Trieste dei presidenti della Repubblica alla foiba di Basovizza, poi a rendere omaggio ai fucilati del Tigre, ma poi anche al Narodny Dom, o meglio la scuola interpreti attuale di via Filzi, ex Hotel Balkan, ci sono tanti nomi, possono identificare quella struttura, e anche in prefettura. Facciamo il punto sulla giornata della prossima settimana, lunedì 13. Io ringrazio molto il Presidente per questa accoglienza.
Tele 4 seguirà in diretta le storiche cerimonie del 13 luglio per la restituzione alla comunità slovena del Narodni Dom e la visita dei due presidenti, Pahor e Mattarella, a Basovizza. Diretta da studio con commenti e interviste fin dal mattino e due troupe a seguire in esterna i momenti salienti dell'intensa giornata, che comincerà in Carso alla foiba di Basovizza, almeno secondo la bozza di programma stabilita in una prima riunione operativa tra le forze dell'ordine coordinate dal prefetto. Le manifestazioni inizieranno intorno alle 10.30 del mattino al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza e al Cippo per i quattro fucilati sloveni del Tigr. Qui due presidenti si incontreranno, Pahor proveniente da Lubiana e Mattarella dall'aeroporto di Ronchi. La principale novità rispetto ai programmi inizialmente abbozzati sarebbe il luogo della firma del protocollo per la restituzione dell'ex Hotel Balkan a 100 anni dal suo incendio, firma che si terrà in prefettura e non direttamente nel palazzo di Via Filzi, che avrebbe comportato troppi disagi e chiusure di strade per garantire la sicurezza. Le singole strade, ha spiegato il prefetto Valerio Valenti, saranno chiuse al momento del passaggio dei cortei presidenziali e riaperte subito dopo. La riunione di giovedì è stata l'inizio di un percorso che proseguirà nei prossimi giorni con una sequenza di incontri cui prenderanno parte anche le istituzioni locali, comune e regione in primis. In diretta con due troupe esterne, commenti da studio e quindi la possibilità di vedere tutti i passaggi di questa visita dei presidenti nelle varie località. A Trieste è subito nella propria periferia. Andiamo a leggere adesso, dunque abbiamo visto poco fa il Corriere della Sera, noi ora possiamo rivedere, anzi facciamo una chiusura di rassegna con il Fatto Quotidiano a livello nazionale, poi torneremo sulle notizie del piccolo. Il figlio quindicenne di Selvaggia Lucarelli chiama Salvini con il suo nome, razzista e omofobo, e viene identificato dalla polizia. Questi abusi di potere devono finire, si legge nel taglio alto sopra la testata il Fatto Quotidiano. Poi andiamo al titolo di apertura, non solo Alfano e Maroni, nelle cliniche anche gli 007, il gruppo San Donato di Rotelli ingaggia persino il numero 2 dell'AISE. Poi il Fatto Economico, influencer, fare i soldi con minorenni e spot, dai marchi citati nelle hit ai ragazzini assoldati a loro insaputa, degli spregiudicati re dei social, solo il 14% rispetto alla trasparenza e il codice del consumo. Divise naziste e braccia tese, Meloni chiarisca sul fascismo, questo è un altro degli argomenti che poi abbiamo trattato anche a livello locale con un componente del Consiglio in un comune de Friuli Venezia Giulia. Parla Castaldo, il Movimento 5 Stelle regionali, il PD lo appoggiamo se cambia di più. Reinhold Messner, l'Italia è ferita, senatore a vita, ho l'età giusta, si dice da solo. Poi più investimenti, nessun condono e 7 miliardi alla scuola, il piano del governo in vista del recovery plan dell'Unione Europea. Erdogan si è fatto la sua nuova polizia, vigilerà sulla fede, il Parlamento dà nuovi poteri alle guardie. Ma mi faccia il piacere il titolo di Marco Travaglio nel suo editoriale, Lele, mi sono ripreso tutti i sogni, spedicato, parla il chitarrista dei Negramaro dopo l'emorragia. Nuove amnesie, miti e rimozioni, in Afghanistan la guerra rimane, stranezze degli Stati Uniti a San Quentin dove i detenuti sono giornalisti. Queste le notizie del Fatto Quotidiano. Allora, se non sbaglio, abbiamo il collegamento pronto con la sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti sulla viabilità. Buongiorno, chi è in linea? Buongiorno a lei, telespettatori. Ma nulla di particolare per quanto riguarda il momento, insomma, tutto tranquillo. Non ho visto nessun tipo di manifestazione che potrebbe dare nocumento alla circolazione. La giornata odierna ci sono i soliti cantieri, al momento tutto tranquillo e speriamo continui così. Senz'altro, grazie allora ispettore capo Paolo Gurner, buona giornata, buon lavoro. Altrettanto a tutti. Andiamo avanti, facciamo anche un passaggio veloce all'interno della Gazzetta dello Sport, vediamo i titoli di oggi. Come lunedì vuole, le prime notizie della prima pagina sono dedicate al calcio. Piazza pulita Inter, ribaltone a San Siro, il Bologna vince 2-1 e bufera. Conte, Lukaku, Brozovic, Lautaro con un rigore sbagliato in questa foto, assieme chiaramente, come abbiamo detto, a Conte
con questo sguardo perplesso, invece sotto Juara e Barrow, autori dei due gol del Bologna, in queste due piccole foto. Furia Conte, tutti sotto esame, c'è da dimostrare di meritare questo club, altrimenti è giusto prendere altre decisioni. Da Gagliardini a Godin e Vessino, ecco chi andrà via. Cosa resta nel bicchiere di Antonio? Il commento di questa sconfitta e del terzo posto in bilico, visto che l'Atalanta si avvicina. Infatti nel riquadro a fianco si legge: Gaspar arriva, Insigne c'è, sbanca Cagliari con Muriel e vede il podio. Atalanta meno uno dal terzo posto, Atalanta adesso è quarta, il Napoli vola al quinto, la Roma è agganciata ma ritrova Zaniolo, questa è una buona notizia. Il rientro di Zaniolo. Mina Juve che intrighi, Pioli un euro scalata per il lungo addio, Higuain e Bonucci ex diavoli da scudetto, con la prossima giornata che vedrà proprio Milan e Juve l'una contro l'altra, e anche incroci come quelli di Higuain e Bonucci che sono stati ex di turno delle due squadre, Bonucci solo per una stagione, Higuain è stato un poco più sballottato anche in diverse altre squadre come il Chelsea, per fare un esempio. Poi Leclerc in piedi, miracolo Ferrari è secondo e non si inginocchia con Hamilton, in Austria vince Bottas, Lewis solo quarto, i piloti contro il razzismo, è stata una bella gara al di là di tutto, quella di ieri in Austria, per la Ferrari partita male, si era raddrizzata grazie a Leclerc che è arrivato secondo dopo due sorpassi veramente spettacolari, e poi invece Hamilton, a causa di una penalità, con 5 secondi di penalità, ha ceduto il podio a Norris, che ha fatto un'egregia gara. Il primo invece, medaglia d'oro per Bottas, che non ha sbagliato un colpo nella sua prestazione in Austria in questo Gran Premio. Questa è dunque la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ritorniamo, come abbiamo detto, all'interno del piccolo. Le prime pagine si occupano, come di consueto, del contagio. Infatti si legge: i contagi tornano a zero, ma Fedriga non si fida, quarantena dalla Serbia, il presidente della regione in pressing sul governo. Roma valuti l'imposizione dell'isolamento per chi arriva qui da quel paese. Alla Slovenia tuteli i vicini. Dopo 18 nuovi casi di infezione registrati da inizio luglio, ieri dati confortanti, terapie intensive sempre vuote. Ho segnalato al ministro Speranza il focolaio triestino per attirare l'attenzione su quanto avviene nei Balcani. Nessuna nuova vittima, restano stabili i guariti e anche le persone attualmente positive al Covid. La deputata Serracchiani: basta polemiche. Bacchetta infatti gli appelli con cui la Lega chiede a Roma di intervenire rispetto al rischio contagio nei Balcani. È il primo rialzarsi dei contagi, ricomincia lo scaricabarile sul governo, migranti e confini permeabili. Federica ha dimenticato l'entusiasmo con cui ringraziava la Slovenia per aver aperto i confini con 48 ore di anticipo. Ora è già pronto a imbracciare il pericolo dei Balcani, alla faccia degli spettacoli indegni offerti da Salvini con i suoi bagni di folla, dice Deborah Serracchiani. I dati sono i seguenti: positivi da inizio pandemia totale 3.326, i decessi sono un totale di 345 e per fortuna restano fermi, così come invece il totale dei positivi. Attualmente positivi sono 112, 6 recuperati, 0 persone in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare, 39 clinicamente guariti, i totali di guariti sono 2.869. Questi i dati forniti ieri. La pagina successiva: oltre 300 anni in tre, Maria, Lina e Maria hanno sconfitto il virus e vinto la solitudine. Le anziane ospiti della casa di riposo Ad Maiores di Trieste si sono ammalate ma sono riuscite a battere l'epidemia. E quindi ce l'abbiamo fatta, è il cartello che imbracciano proprio. Almeno una delle tre in questa foto. Camici, guanti, visiere, in arrivo nuovi DPI per continuare la battaglia, milioni di pezzi ordinati dall'azienda Zero. Ancora crollati le forze dell'ordine, controllati in 386, attività estrattive, canoni sospesi, e si legge ancora: in consiglio regionale si affronterà il DDL di assestamento. Poi andiamo avanti con le notizie. In Slovenia un nuovo focolaio bipacco, nella casa di riposo Pristan contagiate 9 persone. Il sindaco: sarà un disastro se l'epidemia toccherà la cittadina. Il premier Janša lancia un altro tweet al curare, accusa i politici per le nuove infezioni.
pesante crisi in Croazia, gli esperti, solo il lockdown potrebbe frenare il Covid-19, così si legge per l'estero. Belgrado, ospedale da campo per accogliere nuovi contagi, non si vuole arrestare l'epidemia in Bosnia, a Sarajevo, nei locali, solo con le mascherine, critica la situazione sanitaria in Serbia e in Bosnia. Fisco, scuola e sud, Palazzo Chigi lancia il piano di riforma, il recovery plan approderà nel prossimo Consiglio dei Ministri. Addio a quota 100 nel 2021, meno imposte per le famiglie, questa è la pagina nazionale, in tre anni 7 miliardi, queste le misure principali, programma di assunzioni per giudici e amministrativi, poi più export e start-up, questa è l'idea, tutti a Roma in 4 ore e 30 come infrastrutture, reddito di cittadinanza e nuovo salario minimo, giù le tasse, no condoni. Per il documento sul fisco. Invece nel documento tante buone idee, ma senza priorità si rischia di fallire. Assente una vera riforma della giustizia, che è una delle principali cause mancanti di investimenti in Italia. Andiamo a leggere le altre notizie, quelle della cronaca di Trieste. Purtroppo si apre con la cronaca nera, finisce con l'auto nel fosso a bordo strada. 70enne triestino muore sulla Romea. Radimiro Bencic, pensionato, abitava in via San Marco. Un malore o un colpo di sonno la causa dello schianto fatale. Qui la foto dell'auto distrutta, recuperata dal carro attrezzi. Lo shock dei vicini di casa, persona sempre disponibile, viveva al quarto piano del palazzo, come detto, di via San Marco. Volo di 50 metri sul Canin, muore a 55 anni, tragedia in montagna. Titiana Puskarova, kazaka residente a Trieste, è morta sul colpo durante l'ascensione davanti al marito e ad altri due amici, la caduta fatale da una roccia nella zona di Sella Bila Pec. Qui la foto da dove è caduta la donna. La causa, l'azienda sanitaria di 7 centralinisti interinali, il contenzioso, primo round alla Sugi. Secondo i ricorrenti la graduatoria sarebbe stata costruita senza la verifica dei requisiti. Barche in balia della Bora, interviene la Capitaneria. Ancora la Colombin chiede il concordato e vende i terreni vicini alla fabbrica, sarà nominato un commissario giudiziale. 120 giorni per il piano industriale di risanamento, ancora titoli, il comune cerca esperti di gestione dei Deors e c'è un bando in piedi. Il tesoretto di Invitalia alle piccole e medie imprese ad Arvedi, dalle piccole e medie imprese ad Arvedi, i criteri erano sbagliati. La legge contro l'omofobia lede la libertà di espressione, l'arcivescovo Crepaldi, censurare penalmente delle opinioni è pericoloso, la solidarietà ai genitori di Regeni e il monito rispetto delle norme anti-Covid. Il fenomeno e le reazioni sui social, furti di fiori e oggetti dalle tombe al cimitero, servono più controlli, deprecabili gesti che purtroppo dobbiamo raccontare. Poi c'è tutta una pagina relativa alle soluzioni di recupero fiscale, le indicazioni degli esperti e tutto il resto. E siamo alle notizie successive, un aiuto a chi ha bisogno in cambio di una piantina, la solidarietà fiorisce, l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio. Il passaggio di consegne da Grambassi a Guerrini, il Rotary Club Trieste cambia la propria guida. E con questo noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, vedremo poi le altre notizie scorrere durante la mattinata con i titoli dei giornali, fra quello locale, il quotidiano Il Piccolo e gli altri nazionali che abbiamo visto. Noi ora ci fermiamo per la pausa pubblicitaria e ci rivediamo tra poco di nuovo in diretta. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste 7.35, torniamo a parlare con l'assessore comunale al patrimonio, Lorenzo Giorgi. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, ben trovato finalmente in studio, un saluto a tutti i telespettatori, anche se siamo ben distanziati, lontani, una posizione un po' particolare, ma insomma sono felice che si ritorna anche qui un po' alla normalità, anche per voi che avete fatto, lo dico sempre, un lavoro eccezionale in questi mesi e credo di portare quello che è il sentore di tutta la cittadinanza nei confronti di Tele4, che è stata presente e vicina a tanti cittadini facendogli compagnia, è diventata ancora di più una famiglia per tanti telespettatori. Grazie, grazie Assessore. Sì, torniamo a una pseudo normalità di presenza in studio, nel senso che non siede proprio al fianco, al mio fianco al tavolo, il tavolo è anche abbastanza grande, infatti
prima o poi torneremo anche quello. Per adesso la postazione scelta è quella di Ring, diciamo così, sì, che è ben distante, saranno non so, 4 metri, 5 metri. Sì, è un po' messo all'angolo, no? Sì, messo lontano dal posto di comando che giustamente esatto, è del conduttore. E quindi insomma comunque il ritorno anche dal vivo è piacevole. È chiaro che lo strumento online ci ha aiutato, perché senza quello tutte le mattine assieme agli ospiti, anche a lei, con lo sfondo con il cane, fra l'altro, che tante persone hanno rimarcato, oppure con il cane stesso che veniva a disturbare, è stato utilissimo ed è stato, anzi verrà utilizzato ancora di più, perché poi questa emergenza, che diciamo nei mesi scorsi era più acuta, adesso per fortuna si sta diradando, ci ha insegnato anche a valorizzare di più certi strumenti che prima non invece utilizzavamo neanche noi più di tanto, perché davamo per scontata la possibilità della presenza dal vivo e quindi attingevamo semplicemente a quella. Questo è. Allora, io ho diversi argomenti da trattare assieme a Lorenzo Giorgi, poi ovviamente telefonate 31 39 93 con lo 040 davanti. Io partirei con la tristina, se mi permette, non so, so che dopo gli argomenti sono tanti e magari anche più seri, però insomma la tristina ha passato il turno del playoff, il secondo, il primo non si era disputato perché Piacenza non si presentò per via di questioni economiche e organizzative dello stesso club. Ieri Brivio all'80esimo ha regalato il passaggio del turno, bene. È un bel segnale che dà sicuramente morale alla squadra. Il calcio poi è uno sport tutto particolare nel bene e nel male, per cui anche se, come ha detto qualcuno, per riuscire ad essere promossi bisogna scalare l'Everest, beh insomma si è fatta la prima parte e secondo me la Triestina se la gioca, anche perché la situazione effettiva è strana e particolare. Insomma, chi segue un po' il calcio vede che ci sono effettivamente delle differenze, il Covid anche lì, anche sugli atleti, ha influito sicuramente negativamente. Per cui, visto che negli anni scorsi la fortuna non ci ha aiutato, magari chissà, stavolta facciamo il miracolo. Ma intanto i complimenti insomma alla squadra, a Milanese, a Daniello, a Gautieri e a tutti i giocatori per il risultato di ieri, perché non era facile andare a vincere col Sud Tirol, poi qualcuno aveva detto possiamo segnare anche al 90esimo, abbiamo segnato all'80esimo e direi che nonostante i 5 minuti di recupero di sofferenza è stato un bel modo di passare la domenica. Allora abbiamo una telefonata, poi passiamo ad altre notizie. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io mi chiamo Fabio Battellini e sono un amico personale dell'assessore Giorgi. E ringrazio Tele4 per questa opportunità, sempre gentili, grazie. E volevo salutare direttamente l'assessore Giorgi, che so che è appena tornato. Le domande sarebbero infinite, per cui lo ringrazio di aver tenuto i contatti con Trieste attraverso internet in questa giornata, ci ha fatto vedere delle cose stupende e ha trovato anche il tempo per informarci su quella che era l'attività del suo assessorato e del comune in generale, nonostante fosse via. Io lo saluto e gli chiederei nulla di specifico, ma in generale se può darci una brevissima carrellata su quello che è adesso, come è cambiato il mondo triestino post-Covid, che è stata purtroppo una cosa epocale, tipo le Torri Gemelle. Grazie, mi scuso e saluto. Grazie, grazie, grazie. Allora, grazie, saluto. Oltre ai complimenti. Sì, saluto Fabio Battellini, tra l'altro è stato una colonna portante della provincia di Trieste, proprio adesso che ci avviamo verso un ritorno, no? Speriamo, di quell'ente che era stato frettolosamente cancellato. Ma il Covid ha cambiato la vita di tutti, lo abbiamo detto prima facendo l'esempio di Tele4, noi dobbiamo, questo è importantissimo, imparare da queste emergenze a prendere fuori anche delle cose buone, delle cose migliori, no? E quindi l'utilizzo di nuove strumentazioni e di nuove tecnologie sicuramente sono state importanti. Per il resto, per quello che riguarda le mie deleghe, beh, insomma, si vede quotidianamente le problematiche, no? Stabilimenti balneari, impianti sportivi, dove soprattutto cercando nel caos delle direttive che arrivano dall'alto cerchiamo di fare
il miglior lavoro affinché per i cittadini, io dico sempre, sia un'estate quasi normale. Normale non può esserlo. Si spera che ci sia quel minimo di attenzione che ognuno di noi deve continuare a portare avanti. Oggi nuovamente sappiamo che ci sono zero casi in Friuli Venezia Giulia, però insomma qualche preoccupazione nelle giornate scorse per quello che succede in Slovenia, in Croazia, insomma nei Balcani c'è stato, per cui non bisogna abbassare la guardia, viviamo tranquillamente prendendo quelle piccole precauzioni che servono a tutti, perché se ci hanno fatto stare a casa per 3 mesi, lo dico sempre, beh insomma qualcosa ci deve essere stato, al di là dei complottisti e di tutte le cose che poi si leggono più fantasiose possibili, soprattutto sui social. Insomma siamo rimasti a casa, l'Italia è stata messa in ginocchio dal punto di vista economico, ahimè per l'economia ancora poche sono le risposte serie date dal governo. Cerchiamo di fare in maniera che non ritornare più in questa situazione, dipende da tutti noi. Sicuro. Ancora una telefonata, se non ho visto male. Pronto, buongiorno. Ho visto male allora. Hai visto male. Assessore, il Pedocin, facciamo subito un passaggio rapido, anche perché so che dopo lei via da qua va proprio allo stabilimento balneare della Lanterna. Si è riaperti, ha una frizione maggiore, si è, mi pare di aver capito, tolto quel orario di chiusura di quella mezz'ora per le sanificazioni, si fanno in corso d'opera. Questo cambiamento dato da? Dato dal fatto che, partiamo da un concetto generale, non voglio essere polemico, lo abbiamo detto prima, in un momento così difficile per il paese, veniamo fuori da 3 mesi, 4 mesi di difficoltà, anche andare al Pedocin può non essere più un diritto. Perché dico questo? Perché sembra che non sia successo niente in Italia, per cui tutte le polemiche che avete visto, insomma, in quest'ultimo periodo, ma non è possibile, perché i sanifica, perché questo, perché quell'altro, perché ci sono delle direttive, perché siamo responsabili di quello che succede. Nonostante tutte le difficoltà, il Pedocin ha aperto il 1° giugno, abbiamo fatto già 6 o 7 modifiche, sempre migliorative, per venire incontro a quelle che erano le esigenze dei cittadini. Anche qui ricordiamolo che il Comune poteva come opzione decidere di non aprire il Pedocin quest'estate. Ci sono degli stabilimenti balneari che sono partiti da alcuni giorni, a cui insomma, visto che sono degli imprenditori, io spero, insomma, mando i migliori in bocca al lupo, insomma, spero che riescano piano piano a riportare una normalità e una serenità anche alle loro famiglie dal punto di vista lavorativo. Noi siamo riusciti, grazie a una macchina che a volte è lentissima, il comune e le amministrazioni in genere sono dei mammut, nemmeno degli elefanti, no? Però siamo riusciti a mantenere degli impegni, siamo riusciti ad aprire il Pedocin, c'erano delle fasi di sanificazione, abbiamo aumentato il personale ogni volta, sia all'ingresso per permettere l'aiuto a chi doveva entrare con le macchinette automatiche, con tutte le problematiche che ci sono state. Ora siamo riusciti ad eliminare quella mezz'ora di pausa che inizialmente era un'ora per la sanificazione, la facciamo in corso d'opera, qualche disagio nel momento in cui sanifichiamo i bagni, però insomma per qualche decina di minuti insomma lo spazio dei bagni viene ridotto, però evitiamo ad esempio che tante persone debbano attendere sotto il sole la riapertura del bagno al pomeriggio. Abbiamo anche aumentato i numeri di 75 unità, ricalcolando quelli che sono gli spazi all'interno dello stabilimento balneare, anche alla luce comunque di una situazione epidemiologica che è migliorata tantissimo e ci ha permesso di, sempre mantenendo le distanze previste, di essere un po' più laschi, diciamo, con quello che era il conteggio, perché ovviamente lo stabilimento balneare, al di là che in questo caso è pubblico e comunale, ha delle regole da seguire e ha delle responsabilità ben precise in questo momento di post o insomma fase attenuante di Covid-19. Continuiamo quotidianamente a lavorare, dopodiché a qualcuno non andrà bene avanti, ma questo sappiamo che a Trieste in qualsiasi caso, anche se ci fossero comunque 2000 ingressi, aperto 24 su 24 con il bagno notturno al chiaro di luna, qualchidun protesteria, ma questo fa parte del gioco. E infatti leggo alcune mail, arrivo anche a una che si rifà proprio a questo suo sentimento, questa sua percezione di un sentimento avverso. Allora intanto leggo una che mi pare non c'entri niente, almeno dal titolo. Buongiorno, chiese e leggi, sono cattolico ma spesso in contrasto con la Chiesa per le intromissioni nella vita politica del paese, stavolta però
Trovo giuste le parole di Monsignor Crepaldi in merito alla legge sull'omofobia. Ho più volte espresso contrarietà alla suddetta legge, la ritengo una forzatura anticostituzionale, in quanto tutti i cittadini indistintamente sono già difesi da attacchi personali su fede, sessualità, ideologia. Come già scritto, diritti e doveri sono identici per tutti. Una legge simile porterebbe appunto a una disparità di quel diritto tanto evocato. Ritengo inoltre che, se approvata, creerebbe un effetto boomerang per niente favorevole alle persone a cui destinata. Purtroppo chi legifera spesso non pensa alle conseguenze delle sue proposte. Concludo con un dubbio: non sarà che col polverone alzato si vuole nascondere il ripristino della legge Fornero e la cancellazione della quota 100? Ringrazio dell'attenzione, ci scrive Piero. Molto elaborata come mail. Allora, dopo eventuali commenti, gli leggo un paio di cose che più le riguardano. Buongiorno, vi invio alcune foto del degrado del primo topolino di sabato. Dopo la segnalazione sono passati a pulire, domenica nessuno ha pulito. Non è possibile che dobbiamo continuare a segnalare per ottenere un minimo segno di pulizia. Grazie, buona giornata, Maria Grazia Modena. Allora, io ho allegate due foto che adesso, se riesco, faccio vedere. Volevo però chiedere a questo, beh, insomma, magari non è il caso di vederle, insomma, qualcuno sta facendo forse colazione. Vabbè, una mutanda buttata là, possiamo ancora farla vedere, gli escrementi di prima magari no. Cosa volevo chiedere? Assessore, io l'altro giorno, le dico anche il giorno esatto, mi pare giovedì scorso, sì, sono andato a correre a Barcola alle 7 del mattino. E ho visto che pulivano i topolini. Ho visto due persone là con scopa, la paletta, igienizzanti, eccetera, eccetera. E la mia domanda è: che frequenza ha la pulizia dei topolini? Così possiamo rispondere anche a chi ci chiede. Sabato sono passati su segnalazione, domenica nessuno ha pulito, e poi non è possibile dover continuare a segnalare per un minimo di pulizia. Perché almeno da quella che è la mia esperienza, la pulizia c'è. Non è che bisogna segnalare e la pulizia arriva. La pulizia c'è perché c'è stato un appalto che ha aggiudicato a un'azienda un servizio di pulizia. La pulizia è quotidiana e più volte al giorno. Ovviamente però non può essere 24 su 24. E segnalare serve perché purtroppo ci troviamo in una postazione pubblica all'aperto dove passano migliaia di persone e purtroppo alcune sono incivili. Per cui quando noi troviamo gli escrementi, perché qualcuno invece che andare in bagno ha preferito farlo sotto le terrazze dei topolini, piuttosto che le bottiglie rotte al mattino, insomma, credo che non è un problema della ditta che sta, secondo me, operando bene, ma è un problema di inciviltà. E allora davanti all'inciviltà la collaborazione dei cittadini è utile. Io ricevo diverse segnalazioni, immediatamente le giro, abbiamo un contatto diretto con questa cooperativa che fa le pulizie. Anche a me è successo di ricevere alle 9:30 una foto, ho chiamato immediatamente e mi dice: ma guarda, abbiamo pulito alle 6:30, perché il turno di pulizia inizia all'alba, evidentemente qualcuno poi ha sporcato, adesso mando nuovamente lì la squadra a pulire, per cui ci sono passaggi ripetuti. Abbiamo fatto un appalto di pulizie che pesa 120.000 euro, che riguarda i topolini e che riguarda il pedocin, la lanterna. Abbiamo avuto anche, perché poi giustamente tutti scrivono per lamentarsi ed è giusto ed è corretto fare le segnalazioni, per cui signora, pensare di avere una persona per ogni topolino che pulisce 24 su 24 costerebbe probabilmente 10 volte tanto. Io credo che il sindaco davanti a un preventivo di spesa del genere mi lancia immediatamente dalla finestra del suo ufficio e farebbe bene. Per cui qualora ci siano delle, non tanto delle inadempienze, ma fra la pulizia della ditta e l'arrivo delle persone ci siano degli incivili in mezzo, le persone sono pregate di contattare in modo che possiamo intervenire nuovamente. Non sarebbe nemmeno previsto, però lo facciamo senza alcuna problematica. Ovviamente stiamo parlando di spazi che anche di notte non sono recintabili. Esatto. E quindi sono alla portata, alla mercé di tutti. Avete visto, eravamo penso a Ring, e quando sono arrivate le immagini dei danni che sono stati fatti ai topolini un mese fa, che immediatamente poi, insomma, tramite anche l'assessore Lodi e i lavori pubblici è stata ripristinata, per cui era l'intonaci, per cui c'è gente che si diverte a sporcare o a fare danni. Ripeto, la cooperativa opera, noi tra l'altro abbiamo una persona che alle 6 del mattino, un dipendente comunale, almeno 3 volte alla settimana va a verificare che stanno facendo in quel momento il lavoro, per cui abbiamo la situazione sotto controllo.
ovviamente si potrebbe intensificare, ma a un costo che francamente reputo non adeguato rispetto a quello che deve essere un servizio. Reputo invece che ci dovrebbe essere un po' più educazione, esatto, da parte di tanti. Ci fossero concittadini, meno persone che si dedicassero a lasciare le mutande in giro o a andare a scambiare i gradini dove ci si cambia come un bug gabinetto, sarebbe meglio per tutti. Ascoltiamo una telefonata, buongiorno. Con la linea? Sì, prego, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno signor Giorgi. Buongiorno. Sono Giorgio. Prego. Complimenti per il lavoro che è stato fatto qua ai pedocini, almeno da parte degli uomini, non mi lamento. Questa mattina, prima delle 7:30, erano oltre 100 persone, più di 100 persone in fila che attendevano. La maggioranza erano donne con bambini. Devo dire che in mezzo, in 20 minuti, sono entrati quasi tutti. Posso dire che le macchinette, almeno questa mattina, hanno quasi funzionato bene. Voglio dire, i gabinetti sono ben puliti. Non posso lamentarmi della polizia perché funziona molto bene, sono bravi, tutto quanto. Soltanto, signor Giorgi, come adesso fra poco le signore saranno nuovamente in fila fuori, bloccate perché raggiungono il numero. Questo qui purtroppo non è colpa sua, è colpa del coronavirus che gli ha imposto un dato numero di mettere per come persone. La ringrazio per il lavoro che è stato fatto. Se può migliorare ancora un po', non dirò mai di no. La ringrazio. Giorgio, mi scusi, ma lei era lì stamattina? Sono qui, sono al pedocino. Ah, bellissimo. Allora ci vediamo fra un po'. È bellissima questa cosa, che lei ci chiama dal pedocino anziché da casa. Sono la mia postazione, signor Giorgio. Ok. Perfetto. Grazie, Giorgio. Buongiorno. Grazie, buongiorno. No, infatti mi chiedevo, ma mi dice che alle 7:30 era lì e magari mi chiama da casa che sta guardando Tele4. No, ci chiama dal pedocino, fantastico. Grandissimo, no? Cosa è bellissima. Ovviamente, al mattino c'è sempre stata la fila, no? Perché una volta c'era la fila per accaparrarsi la sedia, sì. Allora con anche scene un po' particolari a cui sono assistito l'anno scorso, nei primi giorni in cui fra il valzer di deleghe mi è arrivata quella della gestione anche degli stabilimenti balneari. E su questo insomma è un po' un must, no, del pedocin, la fila alle 7:30. Le macchinette, io ho parlato con il responsabile della ditta, l'abbiamo convocata, abbiamo chiesto delle migliorie dal punto di vista software, è stato fatto anche quello, per cui insomma non dovrebbero più bloccarsi, ma è capitato che si siano bloccate e in quel momento ero io presente, abbiamo fatto entrare gratuitamente delle persone perché non mi sembrava corretto farle attendere chissà quanto sotto il sole, mi sono preso questa responsabilità anche perché eventuali non incassi poi li andiamo a imputare al gestore che dei distributori dei biglietti automatici. E lì devo dire una scena bellissima perché sono entrate una quindicina di signore gratuitamente e nei 20 minuti successivi che sono rimasto lì con le macchinette che hanno ripreso a funzionare, 5 sono tornate per pagare il biglietto. Credo che è una cosa che può succedere soltanto a Trieste e veramente è stata una cosa che mi ha colpito, insomma mi ha reso anche orgoglioso, no, di rappresentare nel mio piccolo questa città, perché credo che in nessun'altra parte del mondo, con tutto il rispetto, non si arrabbi nessuno se ci guarda da fuori Trieste, però entri gratuitamente, poi è un euro certamente la spesa, ma come ha il sentore che nuovamente la macchinetta funzioni e vai a erogare il biglietto, vieni a dire no, il biglietto io voglio fare una questione di principio. Però insomma il pedocin continuiamo, ci sono tante cose da mettere a posto e anche qui però quest'anno la vera tragedia è stata con il Covid, un taglio su quelle che erano le possibilità di spese del mio assessorato, perché avevamo previsto delle cose nuove, soprattutto per le persone con diverse abilità. Noi abbiamo una sorta di sedia a rotelle, quelle con le gomme gigante davanti, che sono più da sabbia che da pedocin. Io volevo prendere una piccola gru per mettere in acqua le persone con la sedia a rotelle che hanno difficoltà. Volevamo comprare le panne nuove, ahimè quest'anno è andato così, speriamo
il prossimo anno di riuscire a portare a casa questi risultati. Allora, Salve, sembra che nel comprensorio delle agavi abiti il pazzoide che va in giro ad ammazzare animali per gioco. Il sistema farà qualcosa a riguardo o si aspetta che i cittadini se la sbrighino tra loro? È meglio segnalarlo alla polizia a questo punto. Assolutamente, anch'io ho letto qualcosa. Sicuramente questa... è l'organo deputato a un controllo e una possibilità di intervento su queste persone che compiono questi gesti. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Sergio. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, ecco, volevo fare un paio di domande a riguardo Villa Sacropulo e anche la Villa Kosolitz, che sono già da 30 anni che nessuno fa niente. Dico, sono anche forse più di 30 anni, perché la Villa Sacropulos doveva essere data in mano ancora 30 anni fa a qualche società di musica, di pittura, una cosa o l'altra, e la villa è sempre rimasta ferma e il testamento del Sacropulos è andato perso, perché dovevano darla a queste ditte, diremo... hanno queste società musicali oppure di pittura, a scapito che la villa ritornasse nuovamente in mano dei greci. E ancora un'altra cosa volevo domandare, qui Villa Kosolitz è lì da anni e anni abbandonata, che non si fa niente, qualcosa si dovrebbe anche fare, perché sono decine di anni. E l'ultima cosa, il terreno che è in via Ovidio, non vorrei che qualcuno lo vendesse, perché hanno già costruito una palazzina in via Ovidio su un terreno vicino alla curva che porta al Castelletto. Sì. E non vorrei che diventasse, che il comune lo vendesse e che diventasse di nuovo costruibile. Grazie. 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 Io credo che fosse Sergio, che è stato un ottimo consigliere circoscrizionale. Eravamo assieme tanti anni fa in circoscrizione, penso di averlo riconosciuto. Allora, Villa Stavropoulos, abbiamo un lascito che è talmente restrittivo che ci ha messo in tantissima difficoltà. Villa Stavropoulos si trova sulla strada costiera, praticamente a Grignano, sulla destra, è una villa particolare con un parco bellissimo, e il lascito dice che deve essere appunto data a degli artisti che possono sviluppare la propria arte al suo interno. E questo diventa veramente un incubo, perché non c'è modo di raggirare questo lascito, ma anche di darlo effettivamente a una serie di persone che possano fare sì dell'arte la propria finalità nell'usare Villa Stavropoulos. Però veramente, guardate, abbiamo incontrato anche la comunità greca, abbiamo pensato in qualche maniera di potergli restituire l'immobile, avevamo trovato chi in qualche maniera potesse farlo rivivere come una sorta di museo d'arte, non c'è stato nulla da fare, il lascito è talmente restrittivo. E pensate che nel lascito viene blindata anche tutta la parte che porta dalla strada costiera al mare, ed è un percorso fantastico in mezzo al verde, che porta a una spiaggia che potrebbe avere un richiamo turistico incredibile. Anche lì io ho cercato, visto che c'erano interessi da questo punto di vista, anche di associazioni naturalistiche che potevano mettere mano al taglio del verde, perché stiamo parlando veramente quasi di un bosco che va a finire nel mare, però anche quella parte è legata a quella di Villa Stavropoulos, per cui ci troviamo con le mani legate. Villa Kosolitz è rimasto ben poco. Io sono entrato in Villa Kosolitz a metà anni 90 ed era ancora spettacolare da vedere, con i suoi affreschi, con i suoi mosaici. Oggi di quello che era Villa Kosolitz non resta praticamente nulla, se non un involucro esterno, il tetto è crollato. Negli anni, purtroppo, stiamo parlando di più di 25 anni fa, sì, non si è intervenuti, è diventata di proprietà comunale praticamente alla fine degli anni 90, era di azienda sanitaria. Per fortuna è stato riqualificato il giardino, ma la villa in sé, io negli anni, quando ero giovane con tanti capelli, ho fatto anche un po' così di buttade, no? Un po'
per sollecitare, avevo detto, beh, facciamo lì il casinò, cioè facciamo qualcosa, perché veramente a me piange il cuore vedere degli spazi abbandonati. Qualcuno oggi dirà, fra i vari, poi facciamo un supermercato, ma qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa, purché non si lasci crollare quello che è un bene poi in questo momento dei cittadini. C'è una sorta di finanziamento che pesa qualche centinaio di migliaia di euro, che non ci permetterebbe di mettere a posto la villa, che è stato dato però alla sovrintendenza, con cui stiamo dialogando, questa è una cosa di circa un anno fa, per capire se in qualche maniera loro possono intervenire, almeno per mettere in sicurezza, per cercare di salvare il salvabile. Io ricordo che ho inserito anche Villa Kosulic nel pacchetto ville storiche, che in qualche maniera dobbiamo cedere. Come Palazzo Carciotti, io ho visto che c'è, scusa se faccio questa... No, ma poi dopo la pubblicità ci torniamo. Ah, ci torniamo dopo. Breve pausa, che sennò poi dalla regia mi staccano la corrente, come si fa chi non paga, anche chi non paga la luce. Ci vediamo tra un attimo, abbiamo anche una telefonata, la sentiremo subito, tra poco. Torniamo dunque in diretta con Sveglia Trieste in compagnia dell'assessore comunale Lorenzo Giorgi, assessore comunale al patrimonio, poi altre affari generali anche, può essere, no? Sì, anche. E poi? Ne abbiamo diverse, che insomma, che la comunicazione, l'URP, gli stabilimenti balneari, che non è una delega ma è diventato... Gli impianti sportivi. Gli impianti sportivi, sì, ce ne sono. Poi parliamo di altro. Okay. Allora, abbiamo una telefonata, come detto la sentiamo subito, buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno. Scusate la voce. Buongiorno. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Noi ci conosciamo perché il mio primo metto stava per nascere alla Sagra della Cardella. E adesso fra 6 anni. Oh, e hai capito? Siamo vicini di casa. Sì. Quindi hai capito benissimo. Sì, sì, sì. Volevo dire una cosa, visto che abiti in via Grego, fermati là della rivetta dove si entra, tuffi la rivetta e vedrai il nostro degrado. Ci sono 18 zingari, uno, quei 9 hanno l'appartamento che oramai l'hanno distrutto dopo questa rivetta, è del comune, perché l'ate ma è stato dato dal comune. Sono arrivati i parenti, si sono messi a rotolare della macchina, fanno i bisogni tutti per mezzo alle macchine, non ne possiamo più, c'è un odore pazzesco. Vanno su nella fontanella dove sono i giochi dei bambini, che è stata tagliata l'erba, si lavano le cose, si lavano i capelli, non possiamo più. Io ho chiamato la segretaria del sindaco, ho detto sono la moglie della Gunara di Borgo, che di piazza sa benissimo chi è, ci conosciamo. Gli ho spiegato la situazione, ma il sindaco dice sempre con cittadini, qualsiasi problema chiamate. Noi vogliamo che venga anche lui, il presidente dell'ATE e con altre persone, però qua non possiamo camminare perché c'è puzza e con questo abbiamo paura. Sabato sono arrivate 3 pattuglie della polizia perché è stata minacciata una persona di 86 anni, era in autobus, uno zingaro, aveva, scusate, il sedere di fuori e anche davanti. Possiamo vivere così? In queste case, io sono 59 anni che abito a Borgo, ma in queste case sono gente anche normali che abitano e non è giusto. Poi al 36, 3 settimane, 4 settimane fa, ha chiamato un signore tante volte per dire che c'è odore, ed è vero, perché io voglio trovare una mia amica, c'è un odore da quell'appartamento che ancora non hanno fatto niente. E quel signore abita, non so se sotto o sopra, ma arriva fino giù in portone, c'è un odore pazzesco, per caldo non è che sia proprio. Poi in un altro appartamento che sarà forse anche dato dal comune, non lo so, che a mia amica abita vicino in un discesimo, escono i vermi, ma vi rendete conto come stiamo vivendo noi? Ecco, tutto qua, okay. E passa pure da e vedi, li vedi da sotto e non possiamo dire niente, non possiamo fare niente perché questo anziano è stato minacciato, sono arrivate 3 pattuglie, i vigili girano ma non si può fare niente, sono venuti tante volte ma non si può fare niente. E per quanto riguarda le campagne, che mia figlia aveva fatto la richiesta per mio marito con 2 tumori, un rene che non funziona più, l'altro che sta andando, volevamo un posto vicino per fargli prendere aria perché per andare al mare è un po' difficile,
andate a controllare un po', okay. Perché sono tanti liberi e non so come sta la situazione là, perché io non vado, non so, non ho il tempo sinceramente, ho mio marito malato e non ho il tempo, però se puoi dire, venite assieme, il numero della segretaria ce l'ha, mi chiamate e venite, e se volete venire anche 3-4 non abbiamo anche detto di fare, di sì, guardare. Sì. Quello che mi ha fatto arrabbiare tanto, dico la verità, che l'altro giorno, quando io non so se erano, è successo nel caso dei Puffi, però di este caffè, anche c'era quella marijuana che ha preso fuoco, non so la cosa c'era scritto, ha messo la foto delle case dei Puffi, ah. Però non ha messo l'indirizzo. Quindi può essere successo in via Forti, in via Donaggio, in via Rosani, in via Mauwatt, nei casi dei profughi, io li conosco tutti, in via Cubi, io conosco tutto Borgo, perché sono nata, avevo 3 anni e mezzo, nata no, ma avevo 3 anni e mezzo. Quindi sempre nel caso dei profughi vengono messe, e non è giusto, perché ci sono gente anche normale, ma certo, ma che certo. Abita. Grazie Lorenzo, grazie. Scusa. Invece no, certo. Al pedocin, passa anche di qua. Ok, d'accordo. E avverti anche a Roberto. Grazie. Okay. Ciao grazie, Bernardo, signora. Complimenti. Buona giornata, grazie a lei, ha ragione. Poi certamente esistono chiaramente le persone ovunque, anzi alle che case soffrono dei profughi, a causa degli incivili. Ci sono tantissime brave persone e come sempre l'errore di mettere poi invece persone problematiche tutte assieme vanno poi a discapito invece di chi vuole vivere senza rompere le scatole a nessuno, esatto. una vita tranquilla. Case di Puffi Ateri, io parlerò con Novacco, parlo sicuramente con il sindaco perché ognuno può fare quello che vuole nella vita, io insomma sono liberale, secondo me ognuno vive la vita tranquillamente fino al momento che però non va a creare danno o disagio agli altri. Per cui questa è una situazione che va assolutamente valutata. Lì abbiamo avuto dei casi incredibili, pensate che sempre delle persone di etnia Rom avevano sfondato un appartamento vuoto, si erano messi all'interno e col fatto che la ragazza fosse incinta non c'è stato modo di allontanarli. Allora siamo un po' alla deriva, no? Perché che provi il singolo cittadino a fare una cosa del genere, arriva polizia, carabinieri, anche l'esercito con l'elicottero, visto che l'elicottero girava per controllare nel periodo Covid. Allora effettivamente ci sono cittadini di serie A e di serie B, ma quelli di serie B sono le persone normali, ne parlo assolutamente. Per quello che riguarda le piane, che sono gli orti urbani dietro la casa dei Puffi, se vi ricordate eravamo andati anche con Tele4, avevo sostituito tutte le catene, avevo messo i lucchetti nuovi, lì purtroppo sono ben nascosti, arriva qualcuno, taglia i lucchetti, stiamo provvedendo comunque a segnare proprio in questi giorni nuovamente i terreni e posso dire che chi ha fatto la domanda non avrà problemi perché le domande sono inferiori rispetto al numero di terreni liberi, per cui anche qui fermo restando che in comune abbiamo ancora un'emergenza per quello che riguarda la funzionalità degli uffici perché c'è ancora il LAE, quindi lo smart working, e quindi siamo ancora un po' più lenti, però al più presto andremo ad assegnare anche questo. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, signor prego. Signor Assessore, che bel colorito che è venuto. Sono Dino De Palma. Ciao Dino, buongiorno. Cosa che ti conto? Allora, c'è due robe. Allora, uno della promessa degli tavoli, prima che vado in ferie e noi arrivai. Lì, casomai, le compriamo noi e dopo tenere i soldi oppure... Dino, ma mi dicono, guarda che però io so che il tavolo è stato ripreso e riconsegnato, questo mi hanno detto, No. Allora, tanto fra poco vengo giù a verificare. Sì, ascolti me, ti ho detto due tavoli prima di andare in ferie a fare il colorito che te l'ha, no? Noi siamo venuti comunque. Allora, 8 volte le compriamo noi e basta che dopo non le butti via a fine stagione, oppure te demo il conto che te paghi te. Vabbè, ti però, Questo è uno. Ieri, un nostro amico che aveva la tessera della mattina e è venuto il pomeriggio e gli ha fatto pagare il biglietto. Ma se adesso è tutto libero, quindi che del tessera deve venire quando che vuole, no? E assolutamente. Anche, spero, di non lasciare i posti riservati e la gente fuori che aspetta, mi penso che sia giusto così, no? O no? Sì. Assolutamente, non doveva pagare, con l'abbonamento entra quando vuole.
Cosa ti dico? Adesso con i problemi che lei ti farà diventare come che eri una volta, tutto bianco di nuovo. Comunque ci sentiamo per un spirito. Ciao bello. Grazie. Va bene. Okay. Beh, Dino De Palma è un personaggio importante insomma nella movida triestina, e con lui ci sentiamo spesso perché sai, come il lato donna è particolare del Pedocina, che il lato uomini ha i suoi rappresentanti non regolarmente eletti, però a parte le battute, no, io avevo promesso, visto che era sparito un tavolo, che veniva restituito, non si sa dove era finito, però mi hanno comunicato che assolutamente c'era e che Zai giocava a carte, che adesso si può, insomma qualcuno ha anticipato un po' le giornate, adesso però se Dino mi dice di no, ma fra poco, insomma le 9 sono a verificare okay. Il tavolo, se no insomma come abbiamo fatto con lo specchio famoso, come Bernardo ricorda che compriamo anche un tavolino. Compriamo un tavolo, metterò di nuovo mano in portafogli anch'io e comprare un tavolo, non c'è problema. Allora, leggo velocemente delle mail che si stanno accumulando, chiedo all'assessore Giorgi se si sta facendo qualcosa sull'avvicinamento dei seggi elettorali riguardanti la popolazione di Servola che devono andare a votare fino via Marco Praga. Secondo me la soluzione ci sarebbe, basterebbe spostarli nei ricreatori di Servola, visto che nella scuola di Servola non si può più andare a votare. Inoltre, come mai i lavori per la costruzione dei servizi igienici nell'ex cimitero militare non sono ancora iniziati, visto che sulla tabella appesa sul muro c'è scritto inizio lavori a settembre? Allora, per la prima parte sono, non mi occupo più io purtroppo dell'elettorale, però insomma c'è la bravissima Mariella Maricchiolo che, insomma, che è il dirigente, per cui mi informo, questo ricreatorio mi pare una buona soluzione, al di là di quelle che saranno le problematiche anche qui quest'anno per il Covid, al di là che non si capisce se va a votare o non si va a votare, c'era un referendum, ci sarà di nuovo, ma insomma al di là di queste questioni più tecnico-politiche, sicuramente gli abitanti di Servola avevano storicamente il seggio che era la scuola Marco Praga, che con le nuove normative non può essere più utilizzata, ma correttamente insomma per creare un seggio elettorale, quella del ricreatorio può essere una soluzione alternativa. Sul cimitero onestamente mi trovo impreparato, ahimè le tabelle spesso si fanno scrivere, ne parlavamo prima, no? C'è un campo sportivo che ha avuto inizio i lavori nel 2015, ancora là, insomma speriamo che parti. Allora, sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Niente, volevo dire, no? Che se mi ha detto, ci ha tante volte, cioè se è un peccato di Dio, c'è una città bellissima, bellissima, ma non c'è niente questa città, non c'è un divertimento, non c'è, ringraziando Dio che abbiamo il mare, che abbiamo la riviera, perché non c'è altro, se tutti che vai in Slovenia, i ga mille piscine di tutti i tipi, i ga tutto là. Quasi sai aiuole, parti traffici, anche quelle aiuole che ha fatto adesso in via Giulia, in mezzo alla strada là, bellissime, favolose, lega all'erba secca alta 2 metri, almeno che faria la manutenzione, scovate dappertutto, cioè non c'è niente in questa città. I ga porta tutti i soldi fuori in Slovenia, garagion Giorgi, garagion, anche qua Villa Kosulic. Da 40 anni che sei tutto abbandonato, non c'è niente, niente di niente, se è giusto che la gente va in Slovenia che porti i soldi a loro, peccato di Dio, no? Questa città che avevamo, ringraziando Dio che avevamo il mar, almeno quel che noi ne porti via, grazie mille, buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie. Beh, diciamo che lo interrano nel Golfo di Trieste. Diciamo che no, non sono tanto d'accordo sulla pulizia, nel senso che è vero che noi siamo abituati a degli standard molto alti per quello che riguarda la pulizia, però posso assicurarvi che io incontro tantissime persone che arrivano da fuori Trieste anche per lavoro e tutti restano colpiti da quanto la città è pulita, perché vi invito a fare un giro, non dico a Roma, ma in qualsiasi altra città italiana, dove effettivamente la situazione è diversa. Purtroppo è una città che ha riscoperto, anzi che ha scoperto il turismo da pochi anni. Noi l'anno scorso abbiamo fatto 1.058.000 turisti, quest'anno ovviamente il coronavirus ha fatto saltare questo numero e ha messo in difficoltà tanti imprenditori che lavorano in quel campo, e piano piano la città si sta attrezzando. Ovviamente scontriamo sempre la solita problematica. Voi sapete che ci sono modi e modi di vedere, ci sono modi di capire e valutare la movida
perché è corretto che le persone abbiano la tranquillità e la pace per dormire, ma è corretto anche che i nostri giovani abbiano qualche momento di divertimento. Mm-hmm. Bisognerebbe sempre trovare una via di mezzo per aiutare. Per il resto, piscine e strutture, abbiamo tantissimi impianti sportivi, quindi forse meno divertimento e più sport. Le discoteche ormai non esistono più, ma Trieste è una delle città, se non la città più anziana d'Italia, evidentemente l'imprenditore privato magari va a investire su altre cose. Soprattutto, forse in Slovenia è tutto più facile. Pensate all'autostrada, la Slovenia è diventata repubblica nel 92, dopo 3-4 anni c'era già l'autostrada che passava vicino a Capodistria, ma lì si fa facile, per cui io vengo a casa tua, tu hai il giardino, ma qui dobbiamo fare l'autostrada, per cui prendi e vai. È un esempio un po' particolare, ma qui per fare qualsiasi cosa ci scontriamo, non è per mettere il dito nella piaga, ma il cambio piscina, ha detto giustamente il sindaco Aring venerdì, ma pensate che qualche amministratore sia così fesso da voler tenere fermo un tram di piscina, o forse siamo in un paese dove fare una cosa diventa impossibile perché basta che ci sia un burocrate che voglia mettere becco su qualcosa, blocchi tutto. Allora, qual è il vero problema in Italia? La politica incapace o la politica che non sa amministrare? O forse, visto che i politici cambiano, allora o sei 50 anni che sei tutti incapaci, perché prima funzionava ma evidentemente qualcuno mangiava, no? Mi pare che abbiamo avuto un cambio epocale negli anni 90 di quella che è stata la storia della Repubblica Italiana, no? Dal punto di vista della politica. Quindi abbiamo avuto sempre degli amministratori incapaci, tutti, di qualsiasi partito, o forse dovremmo andare a vedere che c'è una burocrazia, dei burocrati, un sistema che non permette di fare nulla. Questa è una domanda che, ed è uno scontro che io ho con tutte le persone, perché nel normale chiacchierio e nel lessico si dice i politici non fa niente, può anche essere, però forse ci dimentichiamo che poi il politico passa, arriva il più bravo del mondo e magari non arriva a fare niente neanche lui. Allora facciamoci qualche domanda. Evidentemente la signora dice e si lamenta che ci sono pochi momenti di aggregazione di divertimento, in parte è vero, però insomma siamo fortunati ad avere anche tante altre cose. Allora, l'ex casema di Roiano, sempre più in là. Eccolo, giusto per parlare. Deposito materiali, poi sarà altro, so che lei è molto attivo nel suo lavoro, ma gli altri sembra come la storia del tram. Un saluto, però anche in questo caso noi abbiamo fatto il punto con l'assessore Lodi. Sì. È chiaro che dover dare conto ai cittadini di attese, di gare, di bandi, di ricorsi, di assegnazioni, di aggiudicazioni, eccetera, non fa piacere, però questo è purtroppo. Una battuta sulla caserma di Roiano, visto che io ho iniziato a fare politica per due motivi, perché sognavo una piazza a Roiano, visto che io sono roianese, e perché volevano chiudere il Ricattorio Brunner, stiamo parlando di qualche decennio fa. Quando avevo ancora i capelli. Quando avevo tanti capelli. E per cui la sofferenza di vedere che ancora siamo lì ad arrancare per questo ultima fase che con il progetto definitivo che adesso passa in giunta e diventa esecutivo e va in gara. Sono passati 3 anni da quando abbiamo fatto una bellissima festa dove abbiamo abbattuto la vecchia caserma, che tanto per inciso non si poteva riutilizzare. Il primo progetto di Piazza del 2009 prevedeva il riutilizzo di quello spazio, ma poi hanno trovato amianto. Le normative per parlare di burocrazia, no? Le normative che riguardano gli asili nido e quindi il rispetto giusto di quelli che sono gli spazi per i bambini impedivano di fatto di utilizzare quegli spazi, che andavano rivisti completamente. Ma non dimentichiamoci due cose sulla caserma, che se ne parlava da quando io andavo alla scuola materna di Vicolo delle Rose, quindi qualche mese fa, si è iniziato a parlare, doveva esserci l'area ex Zuccolin, dove sono sorte poi le case, all'inizio di via dei Moreri, la nuova piazza di Roiano. Sono andato io per prima, ero presidente di circoscrizione, con l'assessore Rossi, nel 2001, assessore ai lavori pubblici, siamo andati dalla polizia stradale, gli abbiamo prospettato l'idea che si spostino, ci hanno quasi buttato fuori. L'amministrazione di Piazza ha iniziato un percorso importante andando a parlare a Roma, facendoli spostare, trovando il finanziamento, sempre di Piazza, ha trovato i soldi per fare questa benedetta caserma, sono passati 15 anni, abbiamo realizzato la nuova caserma dall'altra parte. Gli errori di progettazione fatti dall'amministrazione precedente, che intanto ha valutato che a Roiano non c'era più il problema dei parcheggi, e non lo dice Giorgi per fare così propaganda elettorale o parlare male dei suoi predecessori, ma lo dice la registrazione della risposta data dall'assessore ai lavori pubblici dell'amministrazione Cosolini al consigliere Giorgi,
che chiedeva di giustificare perché si è passati da 380 posti auto a 70 in quella che era la progettazione della nuova piazza di Roiano con l'annesso parcheggio, perché dai nostri dati rispose da Pretto i problemi di parcheggio di Roiano sono sorpassati perché sono stati realizzati tot parcheggi, ma privati, case nuove, e quindi valutiamo così, chiusa questa parentesi. Io quando ho preso in mano la questione della caserma, ad un certo punto ricevo una telefonata allarmante che mi dice: perdiamo i quasi 10 milioni di finanziamento perché è stato fatto un errore, non è stata sdemanializzata una fascia centrale del piazzale, che voi sapete era appunto del demanio, perché sotto passa il patocco, il famoso patocco che scende da via Moreri, e in Italia, per parlare di burocrazia, tutto quello che si trova sopra uno scorrimento d'acqua resta demaniale, se resta demaniale quello spazio è inutilizzabile, per cui in una settimana ci siamo inventati, correttamente, ovviamente con il parere di avvocati e tecnici, che quello non fosse un fiume ma fosse paragonabile a una fognatura, ed avviene così in varie parti di Trieste, se no metà Trieste non potrebbe essere stata realizzata, e abbiamo salvato il finanziamento. Ma tanto per farvi capire quanti errori sono stati fatti nella progettazione, c'è un salto di quota fra Via dei Moreri e la piazza che nel progetto precedente, quello fatto appunto dall'amministrazione Cosolini, non era stato considerato, per cui un salto di 6 metri che non c'era, e quindi quando progetti e sbagli poi ci vogliono mesi per rifare, e poi trovi la pavimentazione dell'Austria-Ungheria e allora la sovrintendenza, no mamma mia, c'è la pavimentazione nascosta che non si vedeva chiaramente, blocca i lavori per altri mesi, insomma c'è un casino, come si dice la Triestina, per fare una cosa in questo paese è impossibile, testate contro il muro, per questo io non ho più capelli, mica per una questione genetica, testate contro il muro, comunque, e chiedo scusa perché c'è un telespettatore in linea, la caserma di Roiano ha una certezza che viene fatta perché l'amministrazione di piazza è riuscita a convincere Roma di spostarla, ha realizzato la nuova caserma San Saba, ha trovato i soldi di finanziamento, ha modificato un progetto che era stato fatto male, ora si va in gara. Io ho sempre sognato di essere il presidente di circoscrizione che inaugurava la nuova piazza. Sono passati 15 anni, pensavo di essere l'assessore che in qualche maniera, ovviamente dietro il sindaco e l'assessore Lodi, che sono i deputati a fare questo, ma insomma da roianese mi mettevo lì, pronto anch'io a fare festa. Spero di essere l'assessore presente quando perlomeno inizieranno i lavori, ma c'è una certezza, pur nelle tragedie la piazza di Roiano si fa. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, anche il dottor Giorgi. Buongiorno. Volevo solo fare una segnalazione veloce e senza nessuna polemica assolutamente. La signora prima ha parlato delle pulizie dei primo e secondo Topolino. Volevo ringraziare il dottor Giorgi che ha un capitolato con cui segnala che passano 3 volte a pulire. Però deve anche pensare che in quella zona lì ci sono dei gruppi di persone che sono sempre gli stessi, chiamiamoli gli abitué, che poi ci conosciamo poi tutti alla fin fine. E quindi se uno viene a lavare alle 6 di mattina, alle 7:30, 8, quando arrivano i primi, è ancora tutto bagnato, invece noi troviamo tutto asciutto. Dopo queste voci corrono dalla mattina al pomeriggio, perché poi c'è un ricambio di persone, chi va la mattina e il pomeriggio, chi viene la sera, per cui diciamo che ormai sappiamo che le pulizie non vengono effettuate 3 volte al giorno, tra l'altro è impossibile, perché il pomeriggio fare le pulizie con tutte le brandine lì sarebbe veramente deleterio. A noi non ci serve che vengano fatte 3 volte al giorno, basterebbe una volta sola, mi creda. Poi certo c'è l'inciviltà delle persone, me ne rendo perfettamente conto, eccetera. Però, ad esempio, ieri siamo dovuti andare a un topolino ben più avanti perché era impossibile trovare posto al primo. E lì la situazione era completamente diversa, cioè era fino piacevole stare lì, cioè non c'era quell'odore, quel settore, eccetera. Adesso, per l'amor del cielo, io lascio ogni considerazione al dottor Giorgi e lo ringrazio comunque di quello che fa e di quello che potrà fare per il futuro. Però che prende in considerazione le nostre segnalazioni, come del resto ha sempre fatto, insomma, e che non ci dica che vengono fatte 3 volte al giorno. Siamo lì presenti quasi sempre praticamente, perché se non ci sono io ce n'è un altro, o comunque veramente, mi creda, siamo delle persone che se lei passa ogni tanto lì vedrà che siamo sempre gli stessi poi alla fine.
c'è comunque della cortesia che ha nei nostri confronti e per effettuare, cioè prende in considerazione le nostre segnalazioni puntualmente come ha sempre fatto. Grazie, dottor Giorgi, buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie. No, ma è quello che dicevo prima, assolutamente no. Allora, quali sono i passaggi? Al mattino viene lavato, dopodiché ci sono passaggi più volte al giorno nei bagni e passaggi, chiamiamoli di emergenza. Il lavaggio viene fatto ovviamente soltanto al mattino. Ma abbiamo un problema evidentemente al primo topolino, perché anche le varie segnalazioni, ad esempio l'amico Giorgio Cecco di Fare Ambiente mi ha fatto una segnalazione mandandomi delle foto una tarda mattinata, abbiamo fatto intervenire perché evidentemente il primo topolino, che era sempre una zona un po' più così tra virgolette riservata a mamme con i bambini, insomma più tranquilla, pare che deve avere qualcuno che in orari non da mare lo utilizza in maniera diversa, per cui le segnalazioni vengono tutte prese in carico. Io ho una linea diretta, ormai WhatsApp ci aiuta anche su questo, e quindi quando arrivano le giro immediatamente alla ditta, ma le giro anche al dottor Leonardi, alla dottoressa Sirugo, con cui ci coordiniamo. Per cui ben vengano e tutte vengono non prese in considerazione, ma per quanto possibile si cerca di intervenire subito. È particolare quello che diceva la persona, il cittadino, che al primo topolino c'è questa situazione, mentre nei topolini più avanti va bene, vuol dire che al primo topolino abbiamo un problema di presenze, fra virgolette, sgradite di qualcuno che continua a utilizzarlo in maniera errata. E, insomma, vista questa ennesima segnalazione, vedremo di monitorare di più. Di sera passa la polizia locale ai topolini per vedere che tutto sia a posto, ma anche lì bisognerebbe avere un presidio, no? Non è possibile. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco, ci sono 10 mail, vedremo di leggere la più velocemente possibile tutte le mail e poi andremo alle telefonate, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 8:35 minuti, vado veloce per le mail. Allora, buongiorno, non riesco a prendere la linea per molte telefonate, può leggere a Giorgi riguardo la risposta dell'architetto per la costruzione del parcheggio, siamo in strada di Fiume, colleghi della strada stanno procedendo con la progettazione a parcheggio delle aree come concordato e richiesto dall'assessore Lodi, il progetto non è ancora stato completato in quanto sono in corso ulteriori verifiche patrimoniali, non appena completato il progetto sarà nostro cuore rincontrarvi per farvi visionare i contenuti progettuali, vabbè, cordiali saluti eccetera eccetera. Questo ci scrive Oscar Zocchi, a famosa problema della burocrazia. 2009, 11 anni fa, ero presidente della commissione dei lavori pubblici e siamo andati in strada di Fiume per risolvere un problema da nulla, perché tecnicamente è un problema da nulla. Sono passati 11 anni, anche questo verrà fatto sicuramente, verrà fatto a breve. Lì quello che sono riuscito a fare è eliminare le vecchie baracche abbandonate, c'era amianto, c'erano insomma delle problematiche, però pare incredibile che per completare uno spazio che è abbandonato e che potrebbe essere utilissimo in uno dei punti più pericolosi di Trieste, perché chi abita in quella zona disgraziata devi uscire da casa rischiando, perché siamo proprio sulla rampa di strada di Fiume, con la gente che non ha capito che su una rampa non si va a 90 all'ora, se si va a 50 di solito si dovrebbe andare a 40, no? Soprattutto in discesa, o chi prende la salita pensando di fare qualche salto, non so neanche io, a volte si resta perplessi. Hazard, anzi. Sì, hazard. Per cui sapevo della risposta di De Waldenstein, vediamo, evidentemente lì c'era una parte che non è comunale, ma era una parte del demanio, quella delle case realizzate tanti anni fa dal demanio, insomma ne veniamo fuori con la lentezza, ma che è una tartaruga magari. Allora, sui topolini pugno di ferro e si risolve il caso, il primo che viene individuato dovrebbe pagare per tutti pesantemente sia in sanzioni che penalmente, ci scrive Walter che poi ci riscrive ancora, è veramente vergognoso che ci siano sempre più segnalazioni di scorrettezze civili e penali che passano come nulla fosse. Ma è possibile? Ma dove sono le istituzioni, oltretutto pagate da noi? È ora di finire l'attenzione, non alimentiamo i giustizieri che prima o poi compariranno sulla scena. Sempre riguardo, mi pare, alla la prima parte di Walter concordo e la sposo in piena, la seconda purtroppo
non sempre le istituzioni, intanto ogni istituzione ha un suo compito, per cui queste cose devono essere fatte da chi si occupa di pubblica sicurezza, prenderli per le orecchie, e soltanto che, come si è detto, i topolini, soprattutto in certi orari, non sono facili da controllare. La prima parte sicuramente è condivisibile, anche la seconda, facendo ben attenzione a quelli che sono i compiti che ha il Comune, che è un ente che amministra in qualche maniera i beni dei cittadini, mentre chi deve fare prevenzione e occuparsi, e sono le forze dell'ordine, insomma, di quella che è la, proprio per evitare, ha ragione, perché c'è il rischio che poi arrivi il giustiziere, fai da te, che è peggio, quando in qualche maniera chi di dovere non riesce, perché non vuole, è sbagliato, non riesce ad intervenire. Allora, bisognerebbe partire, scusami Bernardo, fare un passo indietro, educazione civica nelle scuole, più sport ai nostri ragazzi, più ricreatori per i nostri ragazzi, perché lì si formano veramente le persone. Leggo ancora una mail, poi una telefonata. Buongiorno, ieri per la prima volta da quando vivo a Trieste sono stato al Pedocino. Il mio giudizio in proposito posso sintetizzarlo così: che stupido che sono stato a non esserci andato prima. Segnalo comunque che durante la mia permanenza lì ho sentito qualche persona lamentarsi dell'operato dell'assessore Giorgi circa la gestione dei biglietti, abbonamenti, ingressi e numero di accessi. Eh sì, pensavo di fare il bagarino e quindi mettermi io a vendere i biglietti in più, ma ovviamente l'abbiamo detto prima, no? Io ho risposto a una signora su Facebook, gli ho detto: ma si è accorta che negli ultimi mesi in Italia abbiamo avuto qualche problema? Perché mi attaccava dicendo che non è possibile che noi limitiamo gli accessi, come se io mi divertissi, io farei entrare 5.000 persone al Pedocin, che do anche il volantino elettorale per il prossimo anno, cioè questa è la cosa che la gente non riesce a capire. Se facciamo così, evidentemente perché ci sono delle precise regole normative che tra l'altro non fa il Comune, non fa il Sindaco di Piazza, ma che fanno enti superiori a cui noi siamo obbligati, perché dove ribellarvi, dove andare a Roma, andare da Conte, ma insomma, o parliamo seriamente, quindi ringrazio insomma il cittadino, quindi prima volta al Pedocino e speriamo di vederlo più spesso. Allora, telefonata, pronto, buongiorno. Culotta, l'assessore Giorgi. Buongiorno. Allora, io tanto non vorrei infierire sulla Lazio e sulla Roma, perché veramente, ok, eccolo. Però adesso, assessore, l'altro giorno ho sentito che Conte ha detto lavoro da casa fino al 31 dicembre negli statali. E allora ci sono dei codici, ci sono delle password che gli statali non possono portarsi a casa. Io vorrei sapere che cosa intende fare il Comune di Trieste e se libererà invece questo lavoro da casa, perché evidentemente anche i pubblici esercizi ne risentono. E allora, per la burocratizzazione che c'è, Conte ha detto che farà la semplificazione, non illudetevi, perché probabilmente sarà ancora più burocratizzata, e questo è un altro discorso. E invece a lei personalmente, assessore, vorrei chiedere sul Balcam, no? Sul Bancal, perché se adesso viene ceduto alla comunità slovena, agli sloveni, vorrei sapere chi pagherà le tasse, chi farà la manutenzione, chi pagherà l'usciere che chiuderà le porte alla sera, o indifferente. Questo vorrei sapere, perché va bene donare, ma poi le spese sono a carico sempre di Pantalone. Grazie. Grazie signora. Grazie. Sì, sulla Roma, sulla Lazio forse è meglio non infierire, in questo caso sulla Roma. Sì, ma sulla Lazio finché perdi, vabbè, no, battute a parte. Allora, peccato però, perché poteva essere l'anti-Juve, quindi insomma. Sì, ma il campionato italiano di calcio, che poi a quei livelli non è uno sport, ma uno spettacolo, una macchina da soldi, tra l'altro è la quarta azienda in Italia, il calcio, ha delle regole un po' tutte sue. Parto da Balkan, Forza Italia e Fratelli d'Italia sono i due partiti che in qualche maniera in giunta hanno votato contro a quella che era la cessione più che altro del Gregoretti 2 e quindi la gemella del Gregoretti, che è di nostra proprietà all'interno dell'ex OPP, per tutta una serie di motivazioni. Io la motivazione che posso dire, quindi più di chi pagherà i costi, sicuramente non l'amministrazione comunale ovviamente per quello che riguarda l'edificio di Via Filzi, la perplessità per quello che riguarda il fatto che il Comune si priva di un proprio bene e non riceve nulla in cambio.
e non vorrei che la Corte dei Conti, che insomma in questo pazzo paese tira fuori le cose più improponibili a volte, venisse a bussare alla porta dell'assessore Giorgi e chieda qualcosa. Qui c'è una legge, ricordiamo, l'ha detto anche il sindaco però, c'è una legge del 2001, c'è stato questo impegno fatto dall'allora ministro Alfano. Si parla tanto, una brutta parola, del voto di scambio, però in qualche maniera il governo per avere l'appoggio del voto della Slovenia per quello che riguardava il centro europeo del farmaco che doveva essere fatto a Milano e poi è andato a finire in Olanda, in qualche maniera abbassò i pantaloni, però senza nemmeno poi portare a casa il risultato. La situazione è che arrivano i presidenti, che spero sia davvero la volta in cui si chiudono poi tutte le polemiche, forse con tutto il rispetto, non me ne voglia nessuno, che il presidente Mattarella debba andare anche al monumento di Opicina mi pare un po' una forzatura, perché stiamo parlando di due situazioni, una prettamente locale che ha visto così la fucilazione di alcuni di alcune persone appartenenti sicuramente alla comunità slovena, di fronte a quella che è stata la vergogna, soprattutto nazionale, di aver nascosto per quasi 70 anni la verità di quello che è successo nelle nostre terre, quindi foibe ed esodo. Beh, forse Mattarella poteva concordare diversamente questa tipologia di visita. Non entro in ulteriori polemiche, ognuno ha la propria posizione, per cui insomma, speriamo che, visto che bisogna dare atto al sindaco comunque, di aver portato avanti un percorso di pacificazione nel confine orientale che non ha fatto nessuno, che avrebbero potuto fare esponenti di altri partiti negli anni, ma che si sono ben guardati da farlo, anche perché da una parte e dall'altra queste tragedie sono sempre e spesso diventate motivo di propaganda elettorale. Di Piazza ha fatto il concerto dei tre presidenti, che è stato un momento storico. Questa volta il presidente sloveno andrà alla foiba di Basovizza ed era ora rendere omaggio a quella pulizia etnica, e insomma speriamo che poi le cose tornino a scorrere normalmente, anche perché parliamo ormai di storia e dovremmo relegare alla storia avvenimenti che sono avvenuti 30 anni prima che io nasca, tanto per essere chiari. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Sì, le mie scuse se disturbo, non c'entra niente con il professor Giorgi, però mi volevo, se per cortesia le mi può dare il numero per l'esenzione del ticket. Vediamo un attimo di trovarlo. Azienda sanitaria. Sì. Vediamo se lo trovo al volo. Allora, Asugi, azienda sanitaria, esenzione ticket per status reddit. I numeri ci sono? Vediamo, ecco qua. Allora, io vedo la sede del CUP di Cattinara, per fare un esempio, però non c'è il numero. No, forse conviene andare direttamente al centralino della sì. Sanitaria e poi lì richiedere di essere reindirizzati dove lei desidera. 040 399 1111, non so se ancora in ascolto la signora. Pronto? È ancora in linea? 040, vabbè, allora facciamo così, gli diamo il numero, poi chiudiamo anche perché il tempo stringe. 040 399 1111, il centralino di Trieste della Asugi. Poi lei si può rivolgere a diverse altre strutture, si faccia indirizzare dove lei meglio si trova per fare questa richiesta. Allora, intanto leggo ancora contatti bagnanti all'interno del numero 270, dove sono i promessi 350 posti. I responsabili comunali e vigili urbani interpellati sul posto hanno evidenziato che l'ordinanza era a posto, dunque alle 10 di domenica 5 luglio alle ore 10, quando sono entrata, stavano salvando i posti per gli abbonati del pomeriggio. Pedocino. No, allora, questa è una delle cose che dobbiamo verificare. Ovviamente ogni modifica che è stata fatta ha comportato delle difficoltà. Da quello che mi risulta non vengono mantenuti i posti già al mattino per il turno pomeridiano, anche se bisogna garantire il pomeriggio. Questo è successo di domenica e io magari darò risposta alla signora
dopo, nel senso, dopo vado proprio a vedere come è andato questo weekend, dove ci sono state delle problematiche, ma comunque al mattino entrano 350 donne e 175 uomini, che ovviamente non hanno mai il problema. Negli uomini, ricordiamo, vanno anche le persone con diverse abilità, con i loro accompagnatori, che comunque fanno parte del conteggio, mentre io sto vedendo con i responsabili della sicurezza e chi poi ci dà il via libera affinché, per quello che riguarda le norme anti-Covid, si possa andare avanti, che i bambini sotto una certa età possano non essere conteggiati. In questo momento non vengono conteggiati i bambini sotto i 3 anni, però io spero di riuscire a portare almeno ai bambini sotto i 6 anni, perché oggettivamente occupano molto meno posto, restano vicino alla mamma, anche se qualcuno si lamenta che corrono dappertutto, ma insomma, se non puoi correre anche i bambini, siamo rovinati. Per cui uno stato militare. Ma dopodiché, magari le comunicazioni sono sempre sbagliate, perché magari l'addetto dice una cosa e la dice male, viene capito in un'altra maniera. Però sicuramente ci sono delle problematiche, ma perché, lo abbiamo detto prima, non perché ci divertiamo, ripeto. L'estate 2020 per gli stabilimenti balneari, secondo l'assessore Giorgi, prevedeva tutta una serie di interventi al pedocin, prevedeva la rampa d'accesso per i cani a barcola, prevedeva la posa in opera di 2 nuove scalinate d'accesso al mare, zona Pineta e zona, chiamiamola, California. Per cui tutta una serie di interventi costosi, ma che erano previsti e che sono andati nel dimenticatoio. Quindi, se non abbiamo fatto questo, ed era questa la mia volontà, evidentemente ci sono dei problemi che comportano anche dei disagi. Vi posso dire che pedocin, soprattutto, e topolini ci assorbono diverse ore durante la giornata, e con tutto il rispetto però non sono la cosa più importante fra le tante che facciamo. Però per dare risposte ai cittadini, perché? Perché dopo essere stati 3 mesi a casa è giusto andare a prendere il sole, perché un attimo di relax, perché comunque fa bene andare al mare, ci concentriamo anche su questo. Però, vista la situazione, ci possono essere dei disagi. Tutto qua. Allora, dunque, vediamo. Dino De Palma si è diventato re del Pedro 5, si è mancato Mimmo, il figlio Max De Palma si è quello della Movida. Ma volevo fare una domanda a Giorgi. Prima parlava di una villa attaccata al mare. Volevo sapere se si può organizzare un evento all'esterno di questa villa o se ha qualche spazio dove si possa fare. Ringrazio. Parlavamo di Villa Stavropoulos, che però è sopra la strada costiera, mentre lo spazio che va al mare è uno spazio che in questo momento non è molto utilizzabile, ma soprattutto il lascito ci impedisce di fare tutta una serie di cose. Per dirvi una società, adesso non mi ricordo se era kayak o addirittura surf, perché in quel punto si formano delle onde che permettono ai servizi triestini, con tutto ovviamente i dubbi del caso, nel senso che non saranno le onde californiane, no, ovviamente, però di allenarsi proprio in quel punto, ci è stato impossibile concedere il passaggio di queste persone perché il lascito non lo permetteva. Tanto per farvi un esempio della famosa burocrazia e follie italiane. Diamo un'ultima notizia, è morto Ennio Morricone. Ah. Diamo questa notizia, visto che mi è arrivata anche via messaggio, ringrazio. Mi dispiace. Marco Torricelli è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Addio Ennio Morricone, lo leggiamo dall'ANSA, quindi non è che lo leggiamo da una fonte non accreditata. È morto nella notte in una clinica romana. Chiedo scusa se sospiro, ma queste pubblicità io non le sopporto davvero. So che vivono anche loro, però. Le conseguenze di una caduta, il premio Oscar Ennio Morricone, il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, da Per un pugno di dollari a Mission e C'era una volta in America, da Nuovo Cinema Paradiso a Malena, aveva 93 anni, qualche giorno fa si era rotto il femore. E quindi all'addio. E ci spiace un grande italiano che insomma ha portato le sue melodie, la sua fantasia, la sua arte a far conoscere anche l'Italia in tutto il mondo. Allora, andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Visto che prima avete parlato di Roiano, io sono bolognese, volevo chiedere, in quello spazio che adesso dovrebbero andare avanti i lavori, vicino c'è un grandissimo caseggiato che dà sulla via Sant'Ermacora. Come è possibile che quello non venga utilizzato invece di rifare a nuovo sia l'asilo? Si poteva utilizzare anche per altre cose, non so, per uno spazio per gli anziani, per anche dare uno spazio all'associazione di Roiano che purtroppo uno spazio non ce l'ha.
Insomma, e quella casa è molto grande e abbandonata e andrà in disuso come tante altre cose. Ok. Come mai? Grazie. La ringrazio. Palazzo della Pulmare, se non ho capito male, la Palazzo della storica Pulmare. Caserma di Roiano, quella dell'Austria-Ungheria, che non è di proprietà comunale. E noi avevamo fatto anche un sondaggio, ma la richiesta da parte del demanio è altissima, per cui fra acquistarla e metterla a posto era una spesa che il comune non poteva nemmeno sognarsi, tant'è vero che poi loro l'hanno messa in vendita fra i vari beni demaniali, ovviamente nessuno si è avvicinato, purtroppo non è del comune, fosse stata del comune già negli anni passati allora si poteva sfruttare diversamente quello spazio, creare, non so, sede, adesso non c'è più il centro civico, però la sede della circoscrizione che è a Villa Prinz, piuttosto che il centro civico che è in Largo Aroiano, piuttosto che spazi per le scuole, soprattutto ad oggi quando avremo il problema del distanziamento nelle scuole, vero. Purtroppo però la storica caserma dell'Austria-Ungheria a Roiano non è di proprietà del comune, tant'è vero che la piazza arriverà a lambire la caserma ma non la toccherà. Allora, Giorgio, ricordati che la burocrazia è stata fatta dalla politica e la politica può cambiarla, scrive Sergio. Vabbè. Ma è possibile che a Trieste non c'è una discoteca, movida notturna, sagre? Trieste purtroppo una casa di riposo, solo anziani, come città rimane bella ma morta. Beh, una sagra forse, beh, qualche sagra c'è, dai, adesso c'era quella dell'amico Dotz, la sagra della Sardella probabilmente si farà, grande scoop per Telequattro, così Avarino non si arrabbia che ogni tanto non do gli scoop, e questa è anche perché la sagra della Sardella sono più di 20 anni che la facciamo, ha raccolto sempre decine di migliaia di turisti, è una cosa particolare, ha iniziato a raccogliere centinaia e centinaia di turisti, si pensava di non farla e invece incrociando le dita e situazione Covid permettendo dovremmo fare qualcosa in agosto. Di cosa stiamo parlando? La burocrazia e l'Italia bisogna eliminarla, certo, ma radicalmente, ciò che è praticamente un'utopia perché per qualcuno è linfa vitale e con questo mi sembra di essermi spiegato, senza andare più avanti. Vabbè, ma insomma, adesso io capisco l'attacco al politico perché è il soggetto più facile con cui prendersela, ma la burocrazia è fatta da delle leggi, è chiaro che delle leggi vengono fatte poi in Parlamento, però ci vuole che la classe politica nazionale prenda le leggi e le riveda, non è che l'assessore Giorgi può farlo, può fare quelle comunali. Sì, non esistono leggi comunali, ma una battuta senza fare nomi. Una delle prime riunioni a luglio 2016, subito mi arrabbio poche volte, però quando vedo delle cose folli mi arrabbio, e questo senza far nomi mi dice, ma assessore, ma la stia tranquillo, tanto lei fra 5 anni la va a casa, restiamo noi. Cioè il concetto è questo, il concetto è che i burocrati prendono 10 volte tanto lo stipendio del politico e alla fine restano lì ben ancorati, il dirigente se non firma il politico non può far nulla, è cambiato il mondo, non siamo più 40 anni fa dove chi faceva politica effettivamente aveva il bastone del comando, adesso ha il bastone della gente che glielo dà in testa perché non vengono fatte le cose magari non per colpa sua, dopodiché io dico sempre, non posso vergognarmi di fare politica per colpa di alcuni politici vergognosi, perché chi ha mangiato, ma in tutti i campi, politici, magistratura, sanità, cioè, basta guardare le Iene per dire una cosa molto nazionale popolare, no? Senza andare ad approfondire, però c'è chi fa, ed è, io dico il 99% degli amministratori, perché io non sono politico, i politici sono quelli che vanno a Roma, forse in regione c'è qualche politico, no? Io sono amministratore pubblico e io credo che a prescindere dal partito siano tutte persone che sono oneste, ci mettono la faccia, si impegnano, tolgono al proprio tempo libero ai propri familiari o addirittura, come in questo caso, io da assessore faccio questo full time a tempo pieno e forse avremmo, l'ho detto prima, non può essere che siano tutti però incapaci politici, no? Perché magari Giorgi non capirà niente, ma qualcun altro capirà, no? Invece qui non capisce niente, nessuno parla della politica, allora è sbagliata l'impostazione. Carciotti, perché poi il tempo stringe. Carciotti. Ho visto che c'è stata l'avvio di una raccolta firme per non venderlo, ma neanche a me piace privare Trieste e i cittadini di una proprietà, di uno dei palazzi più incredibili, perché è praticamente sono 15.000 metri quadri, no? Da solo forma praticamente un angolo della città, no? Però abbiamo due concetti, versa in delle condizioni non ottimali, per cui per ristrutturarlo, anche perché c'è una parte monumentale e poi c'è una parte di uffici, servono circa 15-20 milioni di base e
Per farci cosa poi? Perché possiamo ristrutturarlo e spendere 20 milioni, che vuol dire che per 2 anni magari non asfaltiamo più strade, perché i soldi non ci sono. Poi non è che il sindaco di piazza va a Roma e gli danno 1 miliardo da investire in città, per cui tutte le scelte sono sempre soppesate. Quindi serve un intervento di un privato, anche perché va rivalutato. Mette Bernardo, come per lo specchio, mette 20 milioni di euro, poi o fa una sede fighissima per Tele4, 15.000 metri quadri, voglia fare studi, però poi cosa ci fai? Perché deve mantenersi quella struttura, per cui non bastano più i 20 milioni, no? Allora, piuttosto che poi vada in decadimento, piuttosto che inizino ad esserci delle problematiche, le amministrazioni pubbliche sono costrette oggi a vendere i propri gioielli, ma per garantire che quei gioielli restino in piedi, per far sì che Palazzo Carciotti sia nuovamente visitabile, non lo era quasi mai, nella sua parte monumentale, oggi si deve avere l'aiuto di un privato. Sentiamo una telefonata per poi chiudere, buongiorno. Sì, pronto. Prego. Vorrei avere un chiarimento. Sì. Sempre per Tele4 o venerdì 4, ho sentito fare delle... di quell'albergo, di quella in via Pizzi. Sì. Era un assessore, viceassessore di multa. Sì. E ha dichiarato che nel 47 o 48 hanno pagato 500 milioni. Perciò la scuola dovrebbe essere italiana. Vorrei sapere un chiarimento solo. Ok, allora, valore immobiliare del Narodni Dom è stato quantificato in? Lei non lo so, non 500 so milioni. Sì, delle lire, adesso non so se è lo stesso importo. 47,48. Ok, vabbè, adesso io non so darle una specifica diretta di quanto può valere il palazzo, sappiamo poi che c'è questa cessione. Diciamo... Prego? Lei adesso aveva parlato un momento fa che si va alla Slovenia. Sì. Ma se hanno pagato, come ha detto a Muggia, il viceassessore, qualcosa di Muggia, che hanno pagato 500 milioni, quello è italiano. Sì, certo. Diciamo, al di là del valore, facciamo... Grazie intanto. In 10 secondi un'analisi politica. L'Italia ha già pagato, secondo me, a prescindere dal Narodni Dom, quelli che sono i debiti di una guerra persa e di tutte le problematiche che sono venute fuori. Però ci troviamo davanti a una legge del 2001, la 38, che fra le varie voci prevede questa restituzione. E come al solito, legge giusta o sbagliata che sia, va seguita. Il dubbio è, per quello che mi riguarda, gli ho già detto, il Gregoretti 2, forse bisognerebbe pensare anche, ad esempio, all'edificio che era della Lega Nazionale ad Opicina e che è diventata casa della comunità slovena. Allora magari ci potrebbe essere una sorta di scacchiere, di scambi, però alla fine in questo momento dobbiamo rispettare una legge, viene fatta, e io spero che andiamo avanti, ognuno deve ricordare la propria storia e soprattutto dobbiamo imparare, e questo l'ha fatto più che gli storici, l'ha fatto Simone Cristicchi, a far sapere ai nostri connazionali quelle che sono state le tragedie, quello che Trieste sicuramente, ma Istria, Fiume e Dalmazia hanno dovuto subire, e soprattutto le loro popolazioni, terre da sempre romane, venete, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la perdita dei territori, la perdita dei beni, le foibe, questo è importante. La memoria a distanza di 80 anni deve essere una memoria condivisa, non può essere una memoria di parte, non può essere che Simone Cristicchi, che con Magazzino 18 ha fatto conoscere questa storia, ed è tragico, perché uno spettacolo teatrale si è conosciuta la storia che dovrebbe essere scritta sui libri e che in qualche maniera adesso inizia a essere scritta. So che agli esami di terza media, beh, a Trieste sì, ma anche da altre parti d'Italia, ho visto che è stato trattato il tema delle foibe. Allora chiudiamo quella vicenda, il sindaco è stato bravo a chiudere in questi anni tutta una serie di dipendenze, e cerchiamo di far conoscere la storia ai nostri connazionali, perché la storia è un bene preziosissimo e ci permette di non sbagliare nuovamente, a prescindere, magari inizia quel, ha fatto quell'altro, non esistono morti di serie A e di serie B.
Grazie all'assessore Giorgi per essere stato con noi e una buona giornata. Grazie a voi, un saluto a tutti i telespettatori. Ci fermiamo per la pubblicità, breve pausa, ritorniamo tra poco in diretta, saremo in compagnia del giornalista Marco Gombacci, direttore dell'European Post. Wow. Nuovo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia, lo vedete, di Marco Gombacci, giornalista e direttore di European Post. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si approfitta sempre quando Marco Gombacci, giornalista, ragazzo triestino che lavora a Bruxelles, e si trova a Trieste proprio per ospitarlo volentieri qui da noi a Tele 4, proprio perché a distanza ci siamo sì sentiti attraverso Skype, quello che è. Però insomma, quando si è qui è giusto fare un passaggio anche per il punto della situazione da una prospettiva diversa, ma vista da un triestino che quindi ha un occhio ben attento alle dinamiche cittadine, anche perché seppur da lontano segui la città e il suo andamento e anche la politica che si tratta a livello locale. Allora, non so se abbiamo ancora delle telefonate, chiaramente si potrebbero rifare eventualmente a discorsi che avevamo avviato prima, no, al momento no. Allora io apro con Gombacci su un discorso più ampio che riguarda l'Europa e che riguarda gli aiuti agli Stati, la gestione degli aiuti europei e il momento attuale anche di quello che è il dibattito tra i governi su quelli che sono gli strumenti economici per far fronte all'emergenza. Allora, innanzitutto bisogna ricordare un qualcosa che in Italia è un messaggio che non è passato. Al momento l'Unione Europea ha promesso di dare determinati soldi, ma questi soldi non sono ancora stati approvati, cioè i piani di aiuto non sono ancora attivi. Questo perché? Perché il famoso recovery fund di 750 miliardi di euro, che doveva essere in parte di prestiti, parte invece di soldi a fondo perduto agli stati più colpiti dal Covid-19, hanno avuto l'opposizione dei cosiddetti stati frugali, cioè degli stati, quelli che sostengono l'austerity in Europa, e sono prevalentemente paesi del nord, per cui capofila è l'Olanda, Mark Rutte, ricordiamolo, liberale, alleato di Italia Viva, di Matteo Renzi in Italia, la Danimarca e la Svezia, governate da due presidenti da due primi ministri socialisti, per cui alleati del PD in Italia, e dall'Austria di Sebastian Kurz, che fa parte del PPE, per cui è alleata di Forza Italia in Italia. Questi stati si stanno opponendo con tutte le loro forze a qualsiasi aiuto a fondo perduto all'Italia. Questo per diverse ragioni, innanzitutto delle ragioni culturali e storiche. Sono soprattutto l'Olanda, la Danimarca, la Svezia, sono paesi che vedono nell'austerità un valore aggiunto, cosa che in Italia sappiamo bene che l'austerità non ha mai attecchito come principio sia culturale che economico. E in secondo luogo Kurz, proprio nell'ultimo Consiglio europeo, ha sottolineato: ma come, noi dobbiamo dare 500, 250, le cifre devono essere ancora decise, soldi a fondo perduto all'Italia, ma dopo l'Italia cosa fa? Crea il reddito di cittadinanza o il bonus vacanze. Allora ci sono determinate politiche europee di diversi stati europei interni che sono non solo differenti, ma sono addirittura opposte. Mentre il governo italiano, soprattutto in particolar modo i 5 Stelle, ha utilizzato il reddito di cittadinanza come una bandiera politica da sventolare non solo alle elezioni, ma proprio un pilastro delle politiche dei 5 Stelle, era ed è il reddito di cittadinanza, gli altri stati europei dicono invece che questo, noi non vogliamo dare finanziamenti, soldi a fondo perduto all'Italia, anche perché c'è il reddito di cittadinanza. È un argomento un po' ipocrita, perché anche in altri paesi europei c'è il reddito di cittadinanza, per carità, però sicuramente i paesi del nord si fidano poco dell'Italia, tant'è che il dibattito che c'è adesso in Italia sul MES, sul meccanismo europeo di stabilità, innanzitutto vado controcorrente, io sono contento che ci sia questo dibattito, perché più altre volte anche in Italia noi abbiamo approvato e accettato alcune riforme europee senza un dibattito, per cui i cittadini da
da un punto, da un giorno all'altro, si sono trovati alcune riforme che non erano volute dal governo italiano o comunque dalla popolazione italiana. Per cui ben venga questo dibattito. Ma il MES, che si dice che è senza condizioni, che ci sono alcune parti politiche che dicono assolutamente dobbiamo prenderlo, altre parti politiche dicono non dobbiamo assolutamente prenderlo perché è una gabbia. Allora, innanzitutto bene il dibattito, perché no, e bisognerebbe però evitare di fare gli ultras. Certo. Questo è fondamentale, perché se da una parte sono dei finanziamenti che ci arrivano con delle condizioni al momento molto molto basse, in un secondo luogo le condizionalità potrebbero riapparire. Il commissario europeo all'economia, Vladis Dombrovskis, che è, diciamo, il diretto superiore di Paolo Gentiloni, lituano, uno dei falchi dell'austerity europea, ha inviato una missiva pochi giorni fa al governo italiano, citando l'articolo 14 del meccanismo europeo di stabilità, ricordando che ulteriori condizionalità potrebbero essere inserite in un periodo post-programma, nel momento in cui il paese che ha chiesto aiuto del MES non avesse ancora restituito il 75% dei soldi che l'Europa gli aveva dato. Il 75% dei... Di quelle che richiede del MES? Di quello che richiede il MES. Per cui capiamoci che allora se l'Italia per diverse ragioni economiche, strutturali, non riesce nell'immediato a restituire il 75% nell'immediato, ulteriori condizioni possono essere inserite. Poi, io non sono un economista, per cui qua ci può essere un dibattito tra economisti sull'opportunità economica di avere il MES, che molti dicono di sì, e altri economisti ti dicono noi non abbiamo bisogno di questo, perché possiamo emanare bot, possiamo stampare moneta, ci sono diverse teorie, ma io su questo non vorrei entrare perché non sono un tecnico, sono un economista. Ma da un punto di vista politico invece dico attenzione, perché il MES, cioè per modificare il MES e creare il MES senza condizioni, bisogna modificare il trattato, e al momento noi abbiamo una lettera firmata da due altissimi esponenti della Commissione Europea, Dombrovskis, che è anche vicepresidente della Commissione Europea, e Paolo Gentiloni, che è il commissario italiano, anche esso agli affari economici. Ma la lettera, questa non cambia il trattato. Allora, prima di accettare il MES a braccia aperte, dicendo non ci sono condizionalità, li possiamo utilizzare solo sulla sanità, eccetera, attenzione, perché come è successo già in passato, una volta finita la crisi economica, la crisi sanitaria, potranno arrivare alle condizionalità. E abbiamo visto cosa è successo in Grecia. Altro dato importante, sempre sugli aiuti, altri stati che sono stati colpiti dalla pandemia, mi riferisco ad esempio alla Spagna, al Portogallo, loro hanno detto no al MES. Non ci sono altri stati che in questo momento vogliono attingere al MES, memori di quello che è successo in Grecia. Le cause non sono sempre le stesse, non sempre tutti quanti dicono no perché abbiamo paura delle condizionalità, ma quello che è successo in Grecia è stato un evento storico che ha fatto capire quanto l'Unione Europea è disunita quando si arrivano alle emergenze. È un altro caso Grecia, in Spagna, Portogallo, in Grecia, nessuno, soprattutto questi i paesi colpiti, non, nessuno lo vuole. Allora, noi sentiamo una telefonata, poi ci fermiamo per la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, prego. Buongiorno, sono Scarlo. Buongiorno Gulotte, buongiorno dottor Bombazzi. Buongiorno. Allora, scusami se rubo un momentino di tempo, volevo parlare prima con Giorgi. E gli ha detto della vendita della Slata Romla Domla, quella sì, no, della casa. Sì. Allora, mi non sono istriana e non sono neanche particolarmente patriottica, però a me mi dà fastidio che per venire a vedere delle tombe, delle foibe, dove che c'è dentro gente che tutto, era anche fascisti, ma era italiani, ma era gente che non c'entrava per niente, devi essere un baratto, uno scambio. Cioè, il capo sloveno
viene a vedere se dopo il può andare a Opicina e se è già in cambio sta famosa dom. Allora, mi non da istriana, da triestina, ma a sto punto da tutto, mi domando, ma gli istriani non si senti un momentino feriti nell'orgoglio dal dovere spori i loro morti e tutti i nostri morti a sto punto, perché i nostri, a patto di un baratto? Come non va a vedere, cioè mi accetto uno che viene perché si è pentito, o perlomeno perché si è reso conto di quel che si è successo e si è rammaricato. Non accetto che venga a offendermi di nuovo i miei morti in cambio di qualcosa. Mattarella, tutti felici perché Mattarella viene qua e perché povero si è costretto ad andare a Opicina. Mattarella, che abbiamo un presidente che non è colpa di Mattarella, è colpa di come che funziona le robe in Italia. Abbiamo un presidente che ha permesso lui o lo Stato di liberare i mafiosi e dopo il va a fare le onoranze funebre e remember davanti a quei che si sta di copadi da quella stessa mafia che si è stata liberata. Cioè mi da ignorante vedo questa l'Italia. I morti sono uguali dappertutto, i morti va onorati, va pregata gloria, ma lo va fatto col cuore. Cioè i esuli si contenti di questa roba, mi messe dritta il cavello in testa e non sono neanche istriana. Mi sentirei indignata che uno venga a patto che gli lasciamo una casa e che lo femo vedere anche i suoi a Opicina. Ma stiamo scherzando, se parla di gente che per un ideale, giusto o sbagliato che il fossi, i se morti, i gada la vita, i se stai buttati nelle foibe col fil spinato. Cioè mi sento indignata da triestina, non da istriana. Mi meraviglio che sia tutti istriani contenti, per me è una schifezza. E una roba al suo ospite, sì. Ancora una roba, e se rendiamo conto che ne governa in Parlamento europeo i nipoti di Hitler, cioè una regione, uno Stato che da partorì un Hitler, secondo me non solo dovessi essere tirata via dalle carte geografiche, ma non da adesso, da tanto tempo fa. Cioè se rendiamo conto di quel che ha fatto Hitler, non voglio chi mi rispondi che anche che avevamo noi Mussolini e che il segale Ado. Sì, giusto, ma che si sta una risiera, che si sta campi di concentramento e adesso se pieghiamo a 90 gradi davanti ai nipoti di Hitler. Se qui sta l'Europa, non solo noi italiani, sa se piega anche altri stati che ha subito la stessa roba da parte di Hitler. Boh, ne sta governando i nipoti di Hitler. Se qui sta l'Europa, grazie e arrivederci. Godito la mia anche troppo, Ulota, grazie, signora. Lo saluto, arrivederci. Buona grazie giornata. Grazie. Allora, ci fermiamo che siamo in ritardo per la pubblicità, torniamo tra poco con questo e altri argomenti. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del giornalista triestino Marco Gombacci, direttore di European Post, operante in Belgio, a Bruxelles, che con uno sguardo molto approfondito sui lavori che si svolgono in Europa. Abbiamo parlato prima delle dinamiche anche degli aiuti, o meglio delle promesse di aiuti che sono state fatte a livello europeo per supportare i paesi, quelli più duramente colpiti dal virus. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? C'è nessuno? Buongiorno. Pronto, buongiorno, Bruno qua. Buongiorno, prego. Pronto? Prego. Ecco, volevo dire che solo un cappello della precedente telefonata. Qua la classe politica triestina, praticamente sindaco anche in testa, ha detto a un certo momento mettevo una piara sola, no?
Allora, adesso quello che è stato, scordiamoci un passato, e questo non è il concetto. E questo è questo dramma, cioè per 70 anni sono state negate le foibe, il genocidio, con tutto quel che comporta, beni abbandonati, quel, quell'altro, per 70 anni l'Italia non parlava. I profughi che veniva, che passava per Bologna e che spudava Drio e non li lasciava scendere e gli diceva fascisti. E quindi adesso, ragazzi, vediamoci una pietra, perché è ora di finirla, no? Guardiamo in avanti e se finì. Ecco, appunto, quindi questa è la risposta alla signora Schern. Questo c'è, allora, esuli profughi, mi sono triste, non sono esule del profugo, quindi mettete una pietra sola ed è avanti sulla scorta di quel che mi dice i politici, che va ben così, punto. Dopo, per quel che riguarda, anche per 70 anni è stato ignorato la questione del porto di Trieste. L'esposizione che ha fatto il giornalista di Bruxelles, queste leggi e roba del genere, al territorio libero di Trieste non importa niente, perché non le è sovrapponibile allo statuto permanente del territorio libero di Trieste, riconosciuto in Costituzione. Come, adesso una domanda al giornalista che sia a Bruxelles. Allora, come un amministratore che amministra il territorio libero di Trieste può estendere le leggi costituzionali, sia politiche che amministrative, che riguarda l'Italia, quindi su un altro Stato, su un altro Stato riconosciuto dalla Costituzione, che è il territorio libero di Trieste, che nello statuto del territorio libero di Trieste che è la sua Costituzione. Da notare, concludo subito, che i triestini qua non ha votato per la Costituzione italiana, quindi i politici che usa la legislazione italiana per essere elette, i seforesti, no? Non c'entra niente con Trieste, perché noi dovremmo votare per noi. Adesso volevo solo chiudere per questo. Noi abbiamo bisogno che si sblocchi tutte quelle opportunità che Zeno D'Agostino tende a fare, però che la manina lo buttato. Patuanelli ha detto Porto Franco Internazionale di Trieste, extra Europa, extra re. La parli di questo, di Trieste, del territorio libero di Trieste, che siamo col ladrio per terra. La lasci stare l'Italia, che è un'altra nazione. Grazie. Un bacio. La questione del territorio libero di Trieste è particolarmente sentita a Trieste. Ci sono molte diatribe legali in corso anche a livello europeo. Penso che sarà un qualcosa che potrà essere dibattuto. So che alcuni esponenti del territorio libero di Trieste erano andati anche non solo presso l'Unione Europea ma anche alle Nazioni Unite, però da un punto di vista legale è un qualcosa di molto molto complesso, per cui dovrà essere dibattuto in futuro e capire un po' come cercare di risolvere finalmente questa questione. Allora, altra telefonata, buongiorno. Pronto? Allora, cosa ne pensa di quel movimento di distruzione statue che c'è stato in quest'ultimo periodo? Guarda Bernardo, io ho pubblicato un editoriale su uno dei più importanti giornali belgi, uno dei primi, perché in Belgio volevano vandalizzare e abbattere tutte le statue di Leopoldo II. E io, che non sono belga, sono italiano, però vivo in Belgio, mi ero andato a leggere la storia di Leopoldo II, un santo non lo era, era il capo della colonizzazione del Congo belga, aveva compiuto delle atrocità in Congo, ma abbattere le statue, cancellando il passato, mi ricordava un po' quello che i jihadisti dell'ISIS avevano fatto a Palmira, avevano fatto a Mosul, quando appena entravano nelle città cosa facevano? Distruggevano tutto, distruggevano tutte le chiese, distruggevano tutti i musei, i reperti archeologici. Perché? Perché volevano cancellare il passato, per ricreare una nuova narrazione
dove loro erano i migliori, dove lo Stato islamico era la fonte della loro nazione, del loro futuro. E in questo movimento di distruzione di tutte le statue mi ricorda molto quello che hanno fatto i jihadisti dell'ISIS, perché se si parte negli Stati Uniti, pensa, sono partiti da Cristoforo Colombo. Ieri a Baltimora hanno abbattuto una statua di Cristoforo Colombo e l'hanno buttata in mare. In Italia abbiamo visto cosa è successo nella statua di uno dei giornalisti più importanti del XX secolo, Indro Montanelli. Negli Stati Uniti hanno addirittura vietato Via col Vento perché parlavano di razzismo. A Copenaghen hanno vandalizzato la Sirenetta, la statua della Sirenetta, scrivendo che un pesce razzista. Tecnicamente non so cosa volessero dire, cos'è un pesce razzista. E continuiamo a vivere in questo clima di una dittatura del politicamente corretto, per cui bisogna abbattere le statue, non dobbiamo più usare alcuni termini. I social media in questo caso qua censurano quando hai un'opinione diversa da quella mainstream. Ormai molti sportivi, molti attori sono obbligati ad inginocchiarsi. Non tutti, Leclerc ieri è rimasto in piedi. Esatto, con un grande esempio, perché Leclerc ha detto forse quello che pensa la maggioranza delle persone. Siamo contro il razzismo, lo dobbiamo dimostrare in tutte le nostre piccole, nei nostri piccoli gesti quotidiani, come lo facciamo tutti quanti, e se non lo facciamo lo dobbiamo fare, perché assolutamente esiste un problema razzismo, soprattutto negli Stati Uniti d'America, e deve essere combattuto, ma non è che solo inginocchiandosi facciamo vedere che siamo contro il razzismo e magari dopo ci dimentichiamo e viviamo come se niente fosse. E questo è importante, cioè noi dobbiamo mantenere la libertà di pensiero, dobbiamo essere orgogliosi di quello che pensiamo, non inchinarci al politicamente corretto, non inchinarci a una dittatura del cosiddetto pensiero unico che ci dice cosa dobbiamo fare per essere considerati buoni. No, io voglio essere anche considerato cattivo, però alla mattina mi voglio guardare nello specchio e voglio sapere, e voglio essere orgoglioso di dire: ho difeso Cristoforo Colombo, ho difeso Indro Montanelli, ho difeso anche la Sirenetta accusata di essere un pesce razzista, e continuo a utilizzare determinate terminologie perché fanno parte del nostro vocabolario e se utilizzate bene non hanno una connotazione negativa. Twitter, tra i dipendenti di Twitter adesso non si potrà più utilizzare la parola master, la parola slave e la parola, un'altra parola, schiavitù, insomma, non mi ricordo che altra terminologia, ma siamo matti, io se utilizzo la parola schiavitù o la parola master, lui capo, in un'accezione positiva, in un'accezione anche di rispetto o in un contesto storico, io ho il diritto di utilizzare. Non esiste che qualcuno mi possa dire io che non posso utilizzare alcune terminologie perché forse qualcuno si può offendere. E attenzione, perché i ragazzi che in America, soprattutto in America, stanno distruggendo le statue di Colombo, del generale Lee, ma addirittura in Francia hanno vandalizzato le statue di Voltaire, di generali della Prima Guerra Mondiale, eccetera. Non sono difensori di un antirazzismo, anzi. Sono tutte persone che probabilmente sono nate e vissute in un contesto assolutamente privilegiato, che si sentono intitolate a fare questi atti di vandalismo perché sanno che nessuno li punisce. Ma dov'è la polizia quando alcuni vandali distruggono o imbrattano le statue? Ci sono i filmati, queste persone devono essere riconosciute. Non è possibile che adesso che ci siano dei movimenti che vogliano riscrivere la storia. Perché se noi il grande errore è quello di guardare la storia con gli occhi del presente. È giusto studiarla, è giusto capire e analizzare le colpe del passato, ma non possiamo cancellare il passato. E se noi cancelliamo il passato non sapremo neanche chi siamo adesso e non sapremo neanche chi saremo in futuro. E questo cosa comporta? Comporta la perdita di tutta una serie di valori che erano valori occidentali, che erano quella di libertà, libertà di pensiero, libertà di espressione, libertà di stampa, che ultimamente ho paura che non possano continuare a essere garantiti. Perché se anche come giornalisti, alcune volte, soprattutto in alcuni giornali anglosassoni dove il politicamente corretto si è infiltrato nella società, tu non puoi più fare alcune critiche a questi movimenti perché immediatamente sei accusato di essere un razzista, allora là non vige più la libertà di pensiero. E mi dispiace che questo avvenga nella terra, nella culla
della libertà come quella inglese, che storicamente si è sempre difesa per le libertà non solo degli inglesi o dei britannici, ma anche di tutta Europa. E questo sono dei momenti estremamente gravi che per fortuna finora in Italia non hanno visto ancora l'apice, perché in Italia abbiamo per fortuna una fortissima cultura storica, noi siamo orgogliosi di quello che siamo stati, a partire dai Romani per continuare nella storia, ma ci ricordiamo come la Boldrini, in maniera velata o non velata, si fosse posta il problema dei monumenti fascisti a Roma, ricordando, dicendo in maniera non chiara se era il caso di abbatterli o meno, l'euro a Roma, tutti gli altri monumenti, l'Università di Trieste, cosa dovremmo fare con l'Università di Trieste? Distruggere. O con la Questura, esatto. Questura. Cosa, andiamo a distruggere tutto per ricreare qualcosa, qualche altro obbrobrio, perché ultimamente le opere di architettura stonano indubbiamente con quello che è stata la storia italiana, la storia europea, eccetera. Nel tuo articolo cosa hai scritto? O meglio, come è stato colto? Allora, io ho paragonato la storia, ho detto, il titolo era noi non dobbiamo abbattere le statue, ma le dobbiamo studiare per differenziarci dai jihadisti dell'ISIS. E in un ambiente estremamente progressista come quello belga è stato accolto con particolare clamore. Ci sono state molte critiche, però dall'altra parte si è risvegliato un sentimento nazionale belga, che è difficile risvegliare il sentimento nazionale belga perché loro sono divisi tra fiamminghi e valloni, però si sono risvegliati e hanno incominciato, ci sono stati dei movimenti invece di protesta contro quelli che volevano abbattere le statue. E da quello è stato il primo articolo di una lunga serie di altri articoli di politici, intellettuali, scrittori, giornalisti belgi che dicevano no, noi non dobbiamo abbattere la statua di Leopoldo II, il re belga che ha colonizzato il Congo. Eventualmente dobbiamo mettere una targa sotto in cui spieghiamo che personaggio storico è stato. Ma non possiamo abbatterla, non possiamo vandalizzarla, non possiamo scrivere insulti a tutte le statue che passano, perché anche dopo si cade nel ridicolo, perché dopo venivano vandalizzate delle statue di altri scrittori, intellettuali, belgi, francesi, inglesi, che erano stati proprio lottatori, dei combattenti contro il razzismo. La statua di Abramo Lincoln, che l'hanno voluta tirare giù, Abramo Lincoln è stato quello che ha voluto togliere la schiavitù negli Stati Uniti e un gruppo di ignoranti ha deciso di abbatterla. Ma dove vogliamo andare? Eliminare via col vento, censurandolo da HBO, dalle altre pay per view statunitensi. Ma allora non possiamo capire, cioè io che l'ho già visto, ma i miei figli, cosa vedranno? Non capiranno più cosa è successo, perché se cancelliamo e riscriviamo il passato non possiamo nemmeno criticare, guarda com'erano trattati i neri d'America in quell'epoca là, guarda come venivano schiavizzati, era un'opera anche di denuncia. Invece la stupidità del politicamente corretto cosa fa? La cancella in maniera tale che non ci saranno nemmeno più le tracce per denunciare cosa era successo, certo, nel passato. Certo, certo. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco, continuiamo ancora la seguente mezz'ora. Bomba. In compagnia di Marco Gombacci, giornalista triestino, direttore dell'European Post, ci eravamo lasciati prima della pubblicità con quanto sta accadendo adesso a livello mondo sul discorso del razzismo, ovviamente da condannare sempre. Si è arrivati a censure, veti, imposizioni che però ogni tanto hanno lasciato un attimo perplessi anche le modalità e le ripercussioni che possono avere nella società o comunque nel futuro, anche nella storia. Poi talvolta, mi permetto, si è sfociati anche nel ridicolo, perché nella dama o negli scacchi comincia il bianco, adesso doverlo vietare perché mi pare un po' forzata come cosa, no? È un colore, non è che si fa, certo. Non lo so, poi è il mio giudizio, non vuole entrare in merito, però bisogna leggere anche quelle cose. I Looney Tunes gli hanno tolto le armi da fuoco. Sì, al cacciatore, Quello di Bugs Bunny, gli mettono l'ascia. Dico va bene, ok, per amor del cielo, ma cambiano le cose così? Ma non penso che questo, anzi ci sarà un effetto contrario, perché tutta una serie di spettatori stufi
della censura, del politicamente corretto, della riscrizione di tutti i film, cartoni, libri, a un certo punto l'effetto è quello di sentirsi discriminati per favorire un'altra minoranza, un'altra etnia, un altro gruppo sociale. Allora il rischio, per me il rischio è un effetto boomerang, cioè un effetto in cui qualsiasi roba, anche quando verranno fatte le scelte giuste, qualcuno comunque si obietterà, o qualcuno comunque si arrabbierà, perché penserà che queste potessero essere, sono ancora un riverbero del politicamente corretto che ha cancellato parte della nostra cultura. Ma pensiamo che anche a Oxford hanno sostituito alcuni ritratti degli alunni più degli alunni eccellenti che hanno avuto, perché erano tutti bianchi e eterosessuali. Ah. No? Stavamo parlando del 1700, del 1600, del 1700. No? Allora, ben venga mettere il ritratto di un alunno di colore omosessuale, se è stato effettivamente altro, ma uno lo deve mettere in base alle capacità, in base a quello che lui è riuscito a raggiungere, non invece a un solo perché è nero, oppure solo perché è omosessuale, o solo perché è bianco. Guardiamo la base, guardiamo cosa è successo, i risultati ottenuti, e dopo decidiamo di mettere l'alunno. Su questo ci deve essere, io su questo sono molto ecumenico, cioè guardiamo il risultato e color di pelle, sesso, orientamento sessuale, non mi interessa, però guardiamo i risultati. Allora, intanto è uscita anche dall'ANSA una classifica del Sole 24 Ore dove ci sono i gradimenti dei governatori. Dunque, Massimiliano Fedriga è il secondo governatore più amato dopo Luca Zaia del Veneto. C'è anche una classifica dei sindaci: Rodolfo Ziberno, ottavo in Italia per gradimento. Restiamo in Friuli Venezia Giulia, Ciriani, sindaco di Pordenone, e Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Ciriani di Pordenone, dodicesimo, Fontanini, 73esimo e Roberto Di Piazza, 77esimo. Allora, abbiamo una telefonata, buongiorno. Molto buongiorno. Prego. Sono Esther. E volevo che buona giornata a entrambi, naturalmente, interessante quello che dice il giornalista, molto interessante, ma volevo parlare semplicemente del Narabindom, sì. Quello che giustamente la signora Sker ci ha dato una lezione, pur essendo non particolarmente, io sono istriana e mi vergogno che, scusi, il nostro presidente mai venuto il 10 febbraio nel giorno del ricordo, mai venuto da nessuna parte, arrivi adesso, mi perdoni, ma guardi che noi abbiamo lasciato tutto. Io ero piccola, e premetto che per me non è stato, mi ricordo che venivano con le bandiere rosse, con la falce martello, che hanno cambiato le scuole, e da italiano e sloveno, mi ricordo tutto. E mi dico un'ultima cosa: l'Unione Europea, non so se forse il giornalista lo saprà, mi scusi, l'Unione Europea ha dato ordine alla Slovenia di risarcire tutti i profughi. Comunque sono d'accordo con la signora Scari, gli istriani dovrebbero proprio protestare. Comunque l'Unione Europea ha dato l'ordine alla Slovenia di risarcire 165 euro al giorno chi è stato in campo profughi. No, al giorno, al mese, mi perdoni, al giorno, si figuri, al mese. E voglio dire, se l'ultima, dopo 2 anni, e questa è l'ultima volta che mando, cosa mi hanno detto? Siccome mio padre era pescatore, e sono anche orgogliosa di mio padre, e che lui è venuto con la barca, ha detto, ma perché non poteva pescare a Isola d'Istria, invece è venuto in Italia? È l'unica cosa, 2 punti. Altra etnia, non potevo andare a scuola slovena se ero italiana,
Questo è quello che voglio dire. E dopo noi ci inginocchiamo davanti a ogni cavolata. La Francia vuole il mare, diamo il mare. Vogliono i loro edifici, diamo i loro edifici. Mi perdoni, un momentino più, un pochino essere più, come posso dire, più italiani, più per la propria gente, più sarebbe anche ora. La ringrazio, non ho più tanto tempo, mi scuso anche con il giornalista perché sono d'accordo con tutto quello che dice lui. Sa quanti cippi degli istriani sono stati profanati con la falce e martello? Sa quanti? Tantissimi, mi creda, non sanno cosa fare. Io non sono mai andata, io un cibo di nessun, non mi sono mai messa nei comizi degli altri, non mi sono mai intromessa. Io sono sempre dell'idea che ognuno professi la propria identità, il proprio modo di fare, se poi uno condivide, va, e se uno non condivide sta cosa, senza andare a profanare né una e né l'altra cosa. Esiste, c'è la... una specie di educazione, di libertà, di pensiero, se no siamo veramente malmessi. La ringrazio di tutto quello che ci ha detto lei. Grazie. E ringrazio anche il conduttore. Buona Grazie, giornata. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto bisognerebbe anche ricordare, allora, la questione del confine nord-orientale sono delle questioni molto difficili, molto complicate. Sicuramente è quello che succederà il 13 luglio sarà un avvenimento storico. A me piacerebbe anche che con l'evento del 13 luglio si smettano di fare anche alcune provocazioni, perché tutti noi triestini sappiamo, ci ricordiamo come regolarmente una scritta Tito appaia sul monte della Slovenia, sul versante che dà verso Trieste. Ecco, mi piacerebbe che anche quello finisse. Mi piacerebbe non vedere più le bandiere titine il 1° maggio in Piazza Unità, mi piacerebbe non vedere più le bandiere titine nel Carso, ricordare la storia sì, però evitando di fare delle provocazioni, perché ovviamente sono passati ormai più di 70 anni, il ricordo è ancora vivo perché noi siamo i nipoti degli esuli istriani, di una generazione che ha vissuto in prima persona queste questioni. Bisogna andare oltre, ben venga Mattarella e Pacor e la visita sulla foiba, però tutta una serie di piccole o grandi provocazioni devono terminare, perché solo così possiamo mettere veramente una pietra sopra queste vicende, mai dimenticarle, studiarle, ma studiarle sempre in maniera quanto più oggettiva, ma evitando di fare sempre alcune polemiche o provocazioni, come ricordavo, dalla scritta Tito sul monte sloveno o alle bandiere titini in Piazza Unità il 1° maggio. Allora, andiamo a vedere, ci sono altre telefonate, altrimenti passiamo ad altri argomenti, ho ancora una decina di minuti in compagnia di Marco Gumbacci, proviamo, buongiorno. Non c'è. Ok, allora, abbiamo parlato prima di quelli che sono, di quelle che sono le promesse europee per la, diciamo, la gestione dei paesi colpiti, quelli più duramente colpiti dalla pandemia. Prima, colgo un passaggio di quello che hai detto prima, si è visto come l'Europa non si è saputa muovere assieme. Tanti hanno scelto di muoversi per i fatti loro, chi ha alzato i confini, i muri e i confini, chi ha gestito invece in maniera più morbida, guarda, va bene che fuori dall'Europa, ma guarda la Gran Bretagna, Boris Johnson, la Svezia, che si è mossa anche la Germania. Per i fatti suoi, la Germania, che, quindi questo è dato, ci voleva un virus per capire come all'interno dell'Europa comunque fosse fisiologicamente difficile mettere assieme tante teste? No, si era già capito, perché in tutti i grandi, in tutte le grandi tematiche l'Europa è sempre stata divisa, a partire dalla grande crisi dell'immigrazione, dove l'Italia era il paese di attracco di un gran numero di migranti, molti paesi si sono sempre opposti a qualsiasi quota per l'accoglimento dei migranti.
ma allo stesso tempo non si era mai trovato l'accordo per la difesa dei confini esterni dell'Unione Europea, per evitare i costanti flussi migratori. Ma quello che dicevi tu sulla pandemia ha aperto un'altra cosa di cui non se ne parla tanto, ma la gestione più o meno lasca della crisi pandemica ha fatto sì che alcuni paesi come l'Italia bloccassero anche la produzione industriale, uffici chiusi, industrie chiuse, eccetera. E allo stesso tempo noi vedessimo l'interessamento di altre grandi società francesi o tedesche nei confronti degli asset strategici italiani. E su questo il COPASIR, cioè il Comitato per il Controllo della Camera dei Deputati per il Controllo dei Servizi Segreti, presieduto da Raffaele Volpi, ha lanciato un allarme. Attenzione, perché adesso, in un momento di recessione economica, soprattutto per l'Italia, altri paesi che hanno preso delle decisioni diverse riguardo alla pandemia, per cui economie che hanno retto, guardano e vogliono acquisire degli asset strategici, per cui industrie di difesa, sicurezza, infrastrutture, telecomunicazioni e così via, italiani. E su questo dobbiamo stare attenti. Noi come Stato italiano, come Stato nazionale sovrano, non possiamo permetterci di perdere alcuni gioielli che noi abbiamo, che sono strategici per la nostra economia. Perché, e questo lo dice sempre la relazione del COPASIR, c'è il rischio di un'OPA cinese nei confronti degli asset nazionali italiani, cioè imprese cinesi che con ingenti aiuti pubblici guardano alle imprese italiane in difficoltà economica, ma ci sono anche imprese europee, per cui francesi, tedesche, che vogliono acquisire alcuni asset strategici italiani. E non dimentichiamoci che la grande svolta europea per gli aiuti anche economici ai paesi più colpiti, per cui ovviamente era l'Italia, è avvenuta quando la Germania si è accorta che il nord Italia poteva non farcela, che il motore economico, non dell'Italia di per sé, perché i tedeschi non sempre gli interessa tanto dell'Italia, ma del nord Italia, partner economico strategico tedesco e soprattutto per la Baviera, poteva non farcela. E allora in quel momento là hanno sbloccato stranamente la proposta per gli aiuti, anche a fondo perduto, perché altrimenti se il nord Italia cadeva rischiava di creare quell'effetto domino che avrebbe potuto anche attaccare economicamente la Germania e altri paesi del nord. Per cui ricordiamoci anche le tempistiche di quando sono avvenuti gli annunci degli aiuti, come abbiamo ricordato prima, non c'è ancora un accordo, probabilmente ci sarà nel Consiglio europeo del 18 luglio, ma c'è un grande punto di domanda. Sentiamo una telefonata se c'è ancora, buongiorno. Buongiorno, sono in linea. Prego, sì, in linea, buongiorno. Buona giornata a lei, conduttore, e anche all'ospite. Buongiorno. Al quale devo fare una domanda, secondo me molto importante, ma prima volevo fare un'osservazione sul cosiddetto politicamente corretto. È una mania che ha preso un po' tutti da diversi anni. Ricordo l'episodio che è avvenuto in Montecitorio nella sala del Cavaliere, che è una sala fatta per riunioni di deputati e usata durante le visite di stranieri, eccetera. In questa sala c'era un magnifico quadro che illustrava la battaglia di Lepanto. Non mi ricordo l'autore, comunque un quadro meraviglioso e mi sembra del 600. Fine 600, 700, perché Lepanto è stata intorno al 1670. E questo quadro è stato spostato da un componente del centro, quindi del PD, è stato spostato e tolto da questa area perché poteva, fatto della battaglia di Lepanto, di questi turchi che vengono ammazzati dai cristiani sulle navi, eccetera, poteva destare irritazione negli ospiti provenienti dai paesi arabi della Turchia. Questa è una cosa demenziale, per fortuna un altro politico l'ha recuperato e l'ha portato in un'altra sala. Cioè, sul politicamente corretto, scusate se porto via alcuni secondi in più, secondo me c'è qualcosa che non va. C'è questa esplosione di demenza, che non è più una demenza senile, ma è una demenza giovanile, probabilmente, secondo la mia esperienza e le mie conoscenze, è guidata da qualcuno, è mandurata da qualcuno, altrimenti non sarebbe spiegabile.
perché non è possibile, non trattandosi di un virus, il politicamente corretto colpisca tanti cervelli. Sono cervelli che sono manovrati attraverso diversi canali. Detto questo, arrivo alla domanda all'ospite, poi chiudo veloce. Da qualche settimana l'Ucraina sta soffrendo la sete, in quanto, no l'Ucraina, la Crimea sta soffrendo la sete, in quanto l'Ucraina ha deciso di chiudere i rubinetti dei grandi bacini idrici che sono nel nord-ovest dell'area e che alimentavano fino a pochi giorni fa la Crimea, per gli usi civili naturalmente. Ora chiaramente i russi non saranno tanto contenti di questo, ma noi europei, l'Unione Europea, continua ad appoggiare l'Ucraina, che ha commesso un atto orrendo, perché togliere l'acqua a una popolazione è un atto orrendo, continua ad appoggiare l'Ucraina e non si sa dove si andrà a finire. Che cosa pensa lei? Noi continueremo a mantenere le sanzioni, continueremo a tenere questa situazione dell'Ucraina in sospeso, penso per mezzo secolo ancora, perché oppure rischieremo qualcosa di grosso. Grazie. È una domanda molto importante, grazie. In un minuto, Combaci, devo chiudere alle 10. La sua datora ha ragione, si rischia qualcosa di grosso in Ucraina, l'abbiamo già rischiato nel 2014, e ora o l'Unione Europea capisce che l'Ucraina non può essere parte dell'Unione Europea, ma deve essere sempre uno stato di mezzo tra Europa e tra Russia, oppure si rischia di creare un nuovo conflitto nell'area, che tra l'altro c'è già nel Donbass, ma di incrementarlo. E questo vorrebbe dire per l'Europa avere una nuova guerra alle sue porte. Grazie a Marco Combaci, giornalista triestino, direttore dell'European Post, è sempre un piacere averlo con noi. Grazie a te. Visto che ho sentito prima, quando ha preso il posto di Giorgi, si ferma per tutto luglio, magari verso la fine di luglio ci rivediamo. Più che volentieri, grazie. Grazie, poi anche perché dovremmo approfondire tutto il discorso Medio Oriente, che comunque è oggetto dei tuoi Libia, viaggi. Anche Libia. E anche in Libia, e volevo capire anche del virus come in Medio Oriente, perché non arrivano grandi fonti, no? Quindi magari c'è qualcosa che è giusto capire. Il sorriso eloquente, vabbè, le approfondiremo la prossima volta. Allora, Sveglia Trieste si conclude qui, vi ricordo gli appuntamenti di Tele4, alle 13 riprendiamo la diretta, 13:20 telegiornale, poi al termine dell'edizione meridiana saremo in esterna con Tele4 Estate, Trieste in diretta alle 17:30, il telegiornale al cui seguito poi un'ora di diretta ancora fino alle 21. Grazie ancora e buona giornata.